Buongiorno a tutti ai presenti e soprattutto anche ai collegati, i numerosi collegati, cui chiediamo scusa del leggero ritardo, ma è il primo luglio per tutti, quindi insomma effettivamente un po' di ingorghi autostradali per raggiungere questo splendido posto, Villa dei Marchesi Scarani a Bologna, ci dà comunque la possibilità oggi di ritrovarsi in presenza e già questo è sicuramente un passo molto importante nell'insegna e all'insegna della ripresa, ripresa che però ha visto i consorzi di bonifica estremamente attivi anche durante tutto il periodo caratterizzato dall'emergenza Covid. Stiamo pian piano uscendo da questo tunnel sperando di non rientrarci più o comunque in maniera molto diversa, ma i consorzi hanno dato prova comunque in questi mesi, nell'ultimo anno e mezzo di operatività montana. Oggi siamo qua proprio per parlare di operatività montana, conferenza della montagna con Regione Emilia Romagna, padrone di casa, che abbraccia l'UNCEM, l'associazione delle comunità montane, e l'ANBI naturalmente con i consorzi di bonifica, in quello che è l'esame, la verifica, no, dei lavori. Io ho un ritorno, mi volete spegnere il microfono, se no questo, e lasciate solo le valie. Ok, e, conferenza della montagna che è nata 12 anni fa, 10 anni fa, ricordo nel 2012, con questo protocollo d'intesa che metteva appunto non sullo stesso tavolo, ma quasi in contrapposizione enti che invece lavorano, dovrebbero lavorare, lavorano oggi per il territorio. Oggi l'esame, la verifica suonava prima un po' come una verifica di un esame di riparazione, no? Qualcosa da cui doversi giustificare quasi. Oggi mi sembra che dopo 10 anni i cambiamenti climatici ci abbiano portato su una strada molto diversa, ci abbiano portato con un impegno della Regione, di queste legislature specialmente ultime, con un impegno capillare e costante, quindi una realtà non solo estemporanea ma molto attenta alla montagna, con grandi investimenti da parte del soggetto regionale, così come i consorzi hanno continuato a fare e migliorato la loro operatività. Questo fa sì che insomma, questo incontro, più che un esame di riparazione, una verifica, oggi diciamo stona un po' il discorso della verifica, invece suona meglio come territorio per la montagna, enti per la montagna, enti che contro il dissesto idrogeologico, che è una minaccia costante che il territorio, le comunità montane vivono, in particolare l'Appennino, hanno nei confronti appunto della poter impiegare la contribuenza, ma soprattutto anche nello stare vicino a quelle comunità e a quelle imprese, anche aggiungo, agricole, che sono sentinelle molto spesso del dissesto. Per la prima volta oggi ANBI, Regione Emilia Romagna e UNCEM hanno invitato anche le associazioni agricole, che proprio di queste sentinelle sono i rappresentanti sul territorio. Ci sono progetti anche diretti e virtuosi in collaborazione con le associazioni in montagna, ma soprattutto si celebra anche l'impegno con questo invito, la condivisione di quella che è l'attività singola di presidio e di segnalazione anche molte volte dei problemi, delle criticità da parte degli agricoltori. Allora, sono le 10:30, noi abbiamo 2 ore e un quarto, i minuti sono quelli che sono, dovevano essere 8-10 minuti a testa, sono 16 relatori, devo fare il carabiniere, mi spiace, non voglio essere antipatico, però devo assolutamente tenere i tempi per quelli che sono gli spazi e le relazioni, anche nel rispetto di quelle che sono le relazioni che hanno preparato chi oggi si alternerà al microfono. Non farò altre domande, quindi dovrò chiudere per una volta la bocca, anche se naturalmente i temi sono veramente tanti e molto interessanti, perché ogni territorio ha la sua particolarità e specificità. Detto questo, quindi un minuto prima della fine, dello scadere del tempo, do un piccolo segnale in modo che così il relatore si può rendere conto della tempistica. Allora, accanto a me, padrone di casa, in questo caso Irene Priolo, che in arrivo assessore all'ambiente, e in sua vece, degnissima vece, il direttore regionale Paolo Ferrecchi, Francesco Vincenzi, presidente nazionale e dell'Emilia Romagna di ANBI, e poi Giovan Battista Pasini di UNCEM. Benvenuto, la prima volta credo che siamo seduti allo stesso tavolo, perché nelle altre volte ci siamo spesso alternati. Questo è un segnale credo molto importante di come sia
fondamentale andare insieme nell'affrontare i problemi, anche perché poi se no sono i problemi che ci investono direttamente, quindi oggi non si scappa da quello. Paolo Ferrecchi, vuoi cominciare con qualche parola introduttiva, no, oppure vuoi cominciare con la tua relazione e poi lasciamo a Irene? Io direi la parola introduttiva e la relazione assieme. Perché... Perfetto. Sì, intanto sono molto contento di essere qua con voi. Mi sentite? Sì. Molto contento di essere qua con voi in presenza. Perché dopo questo anno e mezzo, diciamo, di fatica, voi avete lavorato continuamente, ci siamo visti qualche volta in, con questi attrezzi tecnologici che ci hanno aiutato a sopravvivere, però oggi essere qui è molto bello essere con voi. Essere qui dopo 5 anni, c'è una coincidenza, con Pasini prima lo dicevo, nel 2016, mi ricordo, io sono diventato direttore di questa nuova direzione che si chiama Cura del Territorio e dell'Ambiente, e i consorzi fanno parte della direzione, mi sono trovato con questo primo due problemi. Uno, avevamo appena rivisto la contribuenza, quindi c'era la tensione sulla contribuenza, ma poi siete stati bravissimi, è andato tutto bene. La seconda era questa, diciamo, necessità di riequilibrare gli investimenti sulla montagna rispetto alla contribuenza. C'eravamo avuti degli obiettivi via via crescenti, eravamo partiti con un obiettivo del 70% e c'era molta tensione. Poi siamo arrivati all'80, non alzerò più, guardo che non alzeremo più gli obiettivi perché c'è un limite, credo che anche questo sia... non lo diamo alla presidenza, però non ci diamo più ogni volta alzare l'asticella. Però ecco, mentre preparavo la relazione per oggi, anzi la preparavo assieme a Monica Guida e Alfredo Casanelli che ci hanno sempre affiancato in questa attività, con un po' di soddisfazione e dico con un po' di orgoglio perché il lavoro l'avete fatto voi, devo dire che siete un presidio straordinario, di grande qualità, di grande capacità operativa. E poi i dati che illustrerò diciamo possono confermarlo concretamente. E diciamo che ogni tanto c'è un po' di tensione nella vita dei consorzi, però nel tempo siamo riusciti sempre a gestirla e quindi accompagniamo la gestione dei consorzi anche con questa gestione del territorio che è davvero straordinaria e davvero unica, credo, lo dico perché possiamo citarvi come esempio in tutta la vostra attività. Se possiamo caricare le diapositive così entro nel concreto. E intanto do alcuni dati. La contribuenza in Emilia Romagna vale circa 150 milioni di euro l'anno, quindi è una contribuenza importante. La contribuenza in montagna vale circa 20 milioni di euro, cioè di questi 150, 20 milioni diciamo si concentrano nell'area montana. Quanto vale la montagna? La montagna vale il 40% del territorio complessivo regionale e ha circa il 10% di popolazione, no? Quindi se vedete siamo in una proporzione in cui pagano meno, la superficie tanta, ma diciamo che poi anche la contribuenza complessiva di 20 milioni di euro diciamo, è proporzionale a questo territorio. Si riesce? Tu la vedi la tua. Viene fatta direttamente. Ok, energia, ok. Era la prima slide che non aveva questi numeri, quindi... Se per continuo riusciamo a vederla qua... Quindi voi la vedete? Eccola lì, in modo che così ecco. Si può regolare. Quindi circa 12.000 km quadrati, circa il 40%, dicevo prima, di territorio regionale, circa il 10% di popolazione. Andiamo avanti? Le opere di... un po' troppo. Ma posso mandare io? No, perché se no non riusciamo a coordinarci. Grazie. Prego. Allora, la cosa è stata pensata perché il direttore si alzasse. Mi devo alzare? No, avanti. Ok, quindi le opere pubbliche di bonifica montana, le vedete, sono ripristino di opere idrauliche di bonifica, strade di bonifica, acquedotti, manutenzione del reticolo idrografico minore, quindi sono interventi che per la montagna sono assolutamente essenziali e diciamo vitali. Devo dire però, mentre veniamo su, ripercorrevamo un po' la storia delle bonifiche negli ultimi anni, la riforma del 2012... diciamo da un impulso al ruolo dei consorzi nell'ambito montano, perché se vedete a un certo punto dice interventi di bonifica dei territori montani quali beneficio di presidio idrogeologico fatto salvo la quota proporzionale alla copertura dei costi. Sui costi abbiamo discusso molto e mi sembra che oggi siamo
in una condizione di dire che ci stiamo avvicinando all'asintoto, come dice qualcuno quando spiega, no, le lezioni all'università. E di fatto questa riforma del 2012, che poi ha avuto il protocollo con l'UNCEM nel 2013, amplia un po' il campo di azione dei consorzi di bonifica e quindi permette ai consorzi di bonifica di avere un'azione, diciamo, di manutenzione del territorio più forte e, devo dire, anche una funzione di supporto ai comuni montani che nel tempo, lo vedremo con i dati che svilupperò, si rafforza sempre più e diventa, diciamo, un modo di lavorare con gli enti locali che supplisce anche all'incapacità in alcuni casi degli enti locali di fare appalti pubblici o di fare gestioni. Quindi una sinergia molto importante, no? Alle volte noi riflettiamo sul territorio, ormai i soggetti che sono in grado di operare sulle opere pubbliche sono i consorzi e la nostra agenzia per la sicurezza territoriale, perché alla fine i comuni piccoli fanno una gran fatica, ma anche le unioni nel tempo si sono indebolite, anche le province nel tempo si sono indebolite. Quindi questa è una cosa molto importante che si riesce a fare. Abbiamo fatto anche delle sperimentazioni che oggi ci consentono di ampliare, no, quello che è il campo d'azione dei consorzi. Il progetto Rai Free, che ci ha consentito anche di ampliare il campo d'azione dei consorzi al reticolo minore, abbiamo fatto diverse convenzioni e anche in questo senso, devo dire, rispetto alla gestione che facevamo noi con la nostra agenzia, c'è stato un miglioramento, ma poi anche una consapevolezza, no, della funzione di servizi ecosistemici, cioè nella conservazione, nella cattura del carbonio in montagna, come anche, diciamo, obiettivo che abbiamo di preservare le montagne, perché sono la nostra riserva e la nostra grande scorta sui servizi ecosistemici. E d'altra parte noi stiamo lavorando su una prima, poi lo dirà anche l'assessore Priolo, su una prima revisione dei servizi ecosistemici per quanto riguarda il servizio idrico integrato, e stiamo attribuendo ai consorzi di bonifica la possibilità di svolgere alcune di queste attività. Quindi nella tariffa andremo a mettere, oltre alla delibera del 2012 che prevedeva già una serie di servizi ecosistemici ante litteram, perché sapete che in alcune aree serbatoio della montagna potevamo, diciamo, trarre risorse dalla tariffa per fare degli interventi di presidio e di tutela di questi bacini, di questi serbatoi idrici. Stiamo lavorando perché ci sia un'estensione e, oltre all'unione dei comuni montani, possano agire anche altri soggetti, fra i quali i consorzi di bonifica, in questa definizione delle attività funzionali a preservare, diciamo, tutte le funzioni che svolgono i territori montani. Dicevo prima, 2013, il protocollo ANBI-UNCEM, che dà una svolta, perché naturalmente l'azione propulsiva anche dell'UNCEM rispetto a questa, diciamo, revisione di questa attività e di questa intensificazione dell'attività sulla montagna è stata davvero un protagonismo anche dell'UNCEM, oltre che della Regione, nei confronti di ANBI, che però ha risposto molto bene. E, diciamo, abbiamo anche migliorato la nostra capacità di programmazione integrata con i territori, perché naturalmente il problema è non sovrapporsi fra quello che fa uno e quello che fa l'altro. Il bilancio del 2020 dice, quindi dopo darò una... L'81,3% della contribuenza montana è stato impiegato rispetto a territorio montano, quindi circa 16 milioni, 967 interventi, quindi un numero enorme. L'asticella l'avevamo portata all'80 lo scorso anno, se vi ricordate, no? Siamo andati oltre, quindi andiamo bene. Però, vedete, l'atto importante, ci sono 8 milioni di investimenti aggiuntivi, 24 milioni e 300, che sono le convenzioni, le convenzioni o altri finanziamenti che i consorzi hanno gestito rispetto alla contribuenza. Quindi, diciamo, una mole importantissima, perché parliamo di interventi che sono annuali, dico strutturali, nel senso che non c'è l'una tantum, tutti gli anni c'è questa potenzialità. E guardate la progressione nel tempo dal 2016 al 2020. Nel 2016 avevamo 11 milioni di investimenti rispetto alla contribuenza, 11 milioni e 8, scusate per correttezza, ed era il 66% di tutta la contribuenza, e gli investimenti complessivi erano circa 16 milioni e 700 mila, quindi altri 5 milioni circa di investimenti aggiuntivi. Guardate la progressione, e il 2020 arriviamo ai 16 milioni di contribuenza investita, 81,3, ma 24 milioni di investimenti complessivi fatti.
E l'altra cosa straordinaria, qui vabbè, non sto a entrare nel dettaglio, è la velocità di esecuzione. Uno dei problemi che noi abbiamo è che siamo lentissimi nell'esecuzione delle opere. E devo dire che voi in questo rappresentate un'eccezione straordinaria, perché il 75% degli interventi sono stati completati entro il 2020, il 15% entro il 2021 e soltanto 10 interventi sono in corso di ultimazione. Nel panorama che osservo io, questo è un risultato straordinario, perché non riusciamo mai a centrare l'obiettivo, siamo sempre a prorogare, a differire, no? Da una parte diciamo non ci sono i soldi, ma dall'altra parte non riusciamo mai a mettere a terra nei tempi utili quelli che sono gli investimenti. E dal 2016 ad oggi c'è stato un aumento del 36,4% degli investimenti, c'è stato un aumento del 62% dei lavori in appalto e c'è stata una diminuzione del 12,5% delle spese di riscossione. Altra discussione che noi facciamo sempre, le spese di riscossione sono troppo alte. Quindi è chiaro che anche lì c'è lo zoccolo, però c'è stato un lavoro, diciamo, importante che non possiamo non riconoscere in questi anni. E poi noi diamo anche piccole risorse rispetto alla mole di risorse complessive, perché come regione diamo le risorse per le manutenzioni straordinarie, 1.250.000 programmate nel 2021 e di protezione civile. Ma un'altra cosa importante è stato il ruolo che avete avuto nell'ambito del PSR, perché lì ci sono state addirittura richieste di interventi per 30 milioni di euro. Col PSR siamo riusciti a finanziarne 21 milioni di euro, quindi un risultato molto, molto importante ad ulteriore, no, rafforzamento del ruolo che avete avuto in montagna. Poi c'è stata anche una piccola quota sulle infrastrutture viali di trasporto di 660.000 euro. Il personale, ecco, la riforma del 2012, diciamo che vi ha consentito di rafforzarvi strutturalmente anche su questo presidio della montagna. E devo dire che contrariamente diciamo, alle strutture pubbliche, in questi anni la vostra autonomia è stata anche un po' la vostra forza, perché mentre noi ci indebolivamo, voi potevate, diciamo, rafforzarvi. E quindi avete nel frattempo costituito delle strutture che oggi vi consentono anche di operare in maniera strutturale e in maniera stabile anche nel presidio della montagna, in maniera più forte di prima, perché la gestione del reticolo idraulico di pianura è una gestione che naturalmente va da sé, no? Deve essere continua. Sulla montagna un po' meno, però nel tempo questa cosa si vede e si fotografa come miglioramento complessivo. Ci sono state anche delle semplificazioni importanti, perché con la vostra sollecitazione avevamo eliminato il parere del vincolo idrogeologico e avevamo in alcuni casi semplificato il parere del parere idraulico. Oggi l'articolo 36 del decreto 77 elimina il vincolo l'autorizzazione del vincolo idrogeologico nei territori collinari e montani, l'avrete visto credo, e elimina il parere idraulico nei territori collinari e montani soggetti a dissesto o frana e semplifica, per noi non è in realtà una semplificazione, il parere di autorizzazione paesaggistica, perché noi nel nostro regolamento forestale avevamo già fatto qualcosa di più. Però volevo dire, noi avevamo anticipato, diciamo, contenuti che sono stati presentati recentemente nel decreto 77 e che forse possono aiutarci anche a ulteriormente semplificare gli iter autorizzativi. E stiamo lavorando anche con molta fatica nel rinnovo dell'intesa interregionale tra Romagna e Toscana. E sono cose molto faticose perché i tempi delle regioni e soprattutto quando non c'è la stessa priorità si fa fatica a farli conciliare, però ci stiamo arrivando in fondo e naturalmente, l'ho detto prima, il programma integrato degli interventi ci ha consentito di sovrapporre e di diciamo, evitare la sovrapposizione fra interventi dell'Agenzia di Sicurezza Territoriale e Protezione Civile, fra gli interventi direttamente dei consorzi e diciamo gli interventi dei comuni e delle unioni montane. Le convenzioni ne abbiamo fatte diverse sul reticolo minore, per la gestione del reticolo minore, stiamo lavorando per farne altre, anche questa è una novità. Devo dire che il vostro protagonismo ci aiuta, diciamo, anche a superare delle resistenze che noi abbiamo come strutture pubbliche, no? A dare ai consorzi anche parte del reticolo, però la vostra capacità ci ha portato in questi anni a farne diverse e a questo punto non posso che dire grazie e continuiamo così e non mi permetto di dire andiamo oltre l'80%, forse lo dirà Pasini, ma io non lo dico più. Grazie. Grazie Paolo Ferrecchi.
direttore del settore ambiente della Regione Emilia Romagna. Allora, io mi scuso anticipatamente con Alessio Mammi. Buongiorno, buongiorno Alessio, ci sei? Certo. Vediamo se... Vivo e vegeto. Ecco, sì, mi scuso, mi dicevo, ma non siamo inizialmente riusciti a raggiungere, forse c'era un problema tecnico di recezione, però sappiamo che ci hai sentito. Perché a Scandiano abbiamo dei problemi di connessione, che è il 5G che è un po' basso, ma adesso speriamo con le vaccinazioni di recuperare. E ci hai seguito comunque, hai sentito questa relazione estremamente positiva, insomma entusiastica, di quelle che sono gli effetti e le ripercussioni del lavoro dei consorzi in montagna, lavoro in cui oggi distinguere effettivamente anche da quello che poi è il contributo che la montagna stessa, perché quando i lavori sono fatti bene in montagna, poi le ripercussioni positive arrivano in pianura, quindi oggi fare anche questo discorso effettivamente così di sezione, di settore, diventa estremamente limitante. Scusa, l'ultima cosa, oggi presenti anche le associazioni agricole come agricoltori e imprese, simbolo e sentinella di presidio e di monitoraggio, quindi una collaborazione attiva da parte del mondo agricolo, ed è per questo naturalmente che anche tu hai la piena e totale titolarità per poter commentare questi lavori così importanti per quei territori spesso poco serviti. Grazie, grazie mille Andrea, grazie a tutti voi per l'invito. Non posso essere lì con voi perché avevo diversi impegni in contemporanea e la tecnologia almeno ci aiuta a essere presente virtualmente in più posti insieme, però ci tenevo a portarvi il mio saluto per varie ragioni. La prima è di ordine generale, e cioè noi abbiamo bisogno di buoni esempi in questo paese e anche naturalmente nella nostra regione. Ne abbiamo tanti, in tanti settori, di buoni esempi, di buone pratiche, però spesso l'Italia è attraversata anche da cattivi esempi, da notizie di cose che non funzionano, di lentezze, di ritardi, di opere che non vanno avanti. Invece c'è una parte del paese che dimostra di sapere lavorare, di fare le cose, di farle funzionare, di essere appunto un punto di riferimento. Io penso che AMBI rappresenti questa AMBI, quindi tutto il sistema naturalmente delle bonifiche della nostra regione, rappresenti questo pezzo di paese a cui dobbiamo guardare con fiducia e con ammirazione. Quindi io vi voglio ringraziare per la competenza professionale e tecnica che mettete a disposizione delle nostre comunità, dei nostri territori, delle nostre imprese ogni giorno, e che non dobbiamo dare per scontato. Vi ringrazio perché avete, ovviamente, come richiamava anche Ferrecchi molto bene, sopperito, diciamo, o siete intervenuti in un quadro istituzionale che in questi anni è mutato e che ha visto, io dico purtroppo, un indebolimento di alcune funzioni istituzionali che secondo me dovremmo in un qualche modo ripensare, ecco, e recuperare, perché l'assetto istituzionale del paese di oggi, con le province che non hanno, diciamo, una chiara identità, una chiara funzione, penso che vada rivisto, e spero che il Parlamento prima o poi inizi ad affrontare anche questo grande tema. Però con il vostro lavoro avete anche sopperito, appunto, a quello che prima veniva fatto da altri. E poi voglio anche ringraziarvi naturalmente per la capacità di spesa e di investimenti. Guardate che sono numeri quelli che io ho visto in anteprima, leggendo le slide di Paolo Ferrecchi, sono numeri molto importanti, 976 interventi in un anno, e in un anno pandemico, dimostrano una capacità di spesa, di investimento, di gestione dei processi davvero ammirevole. Allora, e anche il fatto che si dimostri, che si alzi, che aumenti, no, la percentuale, livello assoluto degli investimenti, anche la percentuale rispetto all'utilizzo della contribuenza, è un dato molto significativo. E questo dimostra che le bonifiche svolgono un ruolo determinante, io penso insostituibile, che noi dovremo provare a far conoscere sempre di più anche alle comunità e ai cittadini. Da questo punto di vista ci state lavorando in maniera molto intensa con campagne comunicative, ma bisogna sicuramente potenziare questo aspetto di comunicazione con i cittadini, che si rendono conto quindi del modo in cui vengono poi investite le risorse che raccogliete attraverso la contribuenza, e
E quando si parla delle bonifiche, naturalmente ci si pensa immediatamente al settore agricolo, per le quali svolgete un ruolo indispensabile nella distribuzione corretta dell'acqua, nella gestione dell'acqua, ma svolgete un ruolo davvero determinante anche sulla prevenzione del dissesto idrogeologico e anche dal punto di vista ambientale, della tutela, della difesa degli ecosistemi. Questo, per esempio, è uno degli aspetti forse meno conosciuti dell'attività dei consorzi di bonifica, sui quali bisognerebbe lavorare di più. Quando io ho visitato il consorzio di bonifica dell'Arenana e ho visto che praticamente quasi metà delle risorse, degli interventi vanno proprio a iniziative di carattere ambientale, per la tutela, per la salvaguardia dell'ambiente e degli ecosistemi, sono rimasto veramente impressionato e colpito anche perché sono dati che non conoscevo. Naturalmente svolgete un ruolo importantissimo in territori attraversati per ragioni naturalmente geologiche e urbanistiche e territoriali anche da fragilità, da complessità. Gli interventi che abbiamo visto sulle zone montane lo stanno a dimostrare. Allora, io penso questo, che voi svolgete un ruolo importantissimo che dovrà continuare, noi lo dovremo accompagnare e sostenere il più possibile anche attraverso il PSR e le risorse pubbliche europee di cui disporremo. Nei prossimi mesi, nei prossimi anni, avremo un PSR di transizione, no, di 18 mesi che abbiamo chiuso finalmente, abbiamo chiuso direi bene, perché avremo anche un incremento delle risorse a disposizione rispetto al PSR del precedente settennato, avremo praticamente un 22% di risorse in più. Queste risorse in più derivano da due elementi. La Commissione europea ha messo più risorse attraverso un Next Generation agricolo, ma siamo riusciti anche a ottenere una diversa ripartizione delle risorse tra le regioni a livello nazionale, cercando di premiare i territori e le regioni in base alla composizione agricola e alle necessità che hanno. E questo combinato disposto tra maggiori risorse generali e una diversa ripartizione delle risorse ci consentirà di avere qualcosa in più rispetto agli ultimi 7 anni. E naturalmente una misura sarà anche dedicata all'idrico e gli interventi che portate avanti come bonifiche. Io però in generale dico questo: noi abbiamo bisogno, oltre a quello che facciamo noi a livello regionale, come Sistema Italia, di una nuova epoca, di un nuovo periodo di investimenti pubblici, di una nuova fase di infrastrutture, di investimenti e di opere pubbliche. Lo dico perché io penso che viviamo in un paese che ormai sarà decenni, 40 anni forse, che non porta avanti con i tempi giusti, con la giusta efficienza, grandi opere pubbliche, grandi infrastrutture che servono al paese a fare cosa? Essere più competitivo, essere più efficiente, ma anche a resistere agli effetti nefasti, per esempio, del cambiamento climatico. Cioè, noi abbiamo bisogno di un paese resiliente agli effetti del cambiamento climatico. Se pensiamo al dissesto idrogeologico, se pensiamo alla siccità, problema terribile che proprio in questi giorni, in queste settimane stiamo verificando. Noi abbiamo bisogno di infrastrutture che ci consentano di tenere l'acqua quando c'è, di distribuirla in modo corretto, in modo efficiente, di prevenire il dissesto idrogeologico, di migliorare i collegamenti stradali, ma anche le connessioni digitali, soprattutto se vogliamo sostenere sempre di più territori come quello della montagna. Quindi abbiamo bisogno di un paese che investa e che abbia capacità progettuale, che abbia le risorse e che abbia però anche le procedure giuste, adeguate, che abbiano procedure che semplifichino, procedure flessibili che ci aiutino a realizzare le opere. Io da questo punto di vista esprimo la mia preoccupazione, perché noi abbiamo adesso questi 209 miliardi di euro, ma in questo contesto amministrativo, normativo, istituzionale, sono molto preoccupato sulla possibilità di utilizzarli realmente e di impegnarli, di metterle a terra queste risorse. Io a volte penso, dico, ma noi saremmo oggi nelle condizioni del nostro paese di fare un invaso come Ridracoli nei tempi giusti, nei tempi adeguati? Saremmo di nuovo nelle condizioni per fare l'autostrada del sole? Sono domande, sono interrogativi che bisogna porci. Però se non avessimo infrastrutture come Ridracoli non avremmo l'acqua in tutta la Romagna, soprattutto se non avessimo la 1 non ne parliamo, saremmo lontani dal mondo. Però noi dobbiamo recuperare quella forza progettuale, quella forza di fare questi investimenti, di avere procedure che lo consentano.
Quindi questo è un grande tema che dobbiamo, di cui dobbiamo occuparci a tutti i livelli, naturalmente dal livello nazionale che fa le norme, che fa ovviamente la legislazione fondamentale, ma anche dai livelli locali. Allora io vi ringrazio per tutto quanto avete fatto, per questa rendicontazione che davvero è un esempio ed è molto importante. Dobbiamo, oltre che fare opere nuove, infrastrutture nuove, gestire sempre meglio quello che abbiamo, quindi è importante anche lavorare sulla prevenzione dei problemi, perché come si diceva la famosa pubblicità, prevenire è meglio che curare, e intervenire in ordinario è sempre meglio, perché così non diventa straordinario, non richiede anche maggiori risorse e maggiore impegno. E vi faccio anche i complimenti per la capacità di lavorare insieme, perché come dimostra quel tavolo è cresciuta la capacità di fare sistema, di fare sinergie, e questo è un altro aspetto molto virtuoso in questo paese meraviglioso nel quale viviamo, ma che a volte è un po' quello specchio rotto dove ciascuno riflette sulla sua immagine ed è a volte un po' autoreferenziale. Invece noi abbiamo bisogno di fare in modo che gli enti dialoghino, collaborino, appunto in un'ottica di efficienza e anche di semplificazione. Su quello che poi farete per la montagna, che avete fatto, naturalmente Barbara Lori, meglio di me, farà considerazioni su quello che come regione anche siamo impegnati a fare per questo territorio, che è indispensabile non solo per chi vive lì, ma per tutto il territorio regionale. Grazie anche di aver sottolineato come insomma il ruolo degli agricoltori, no? Come sentinella e presidio costante, sono un ruolo che storicamente già gli agricoltori hanno sempre avuto, ecco, che poi si cominci a riconoscerlo, questo è forse il passo in avanti. Grazie. Alessandro Ghetti è coordinatore di Ambi Emilia Romagna, con la specifica di quella che è l'analisi dei dati di sistema. Io vi chiedo scusa, chiedevamo un minimo di silenzio perché il minimo sibilo si sente, perché c'è un'acustica veramente molto 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 essendo in basso è normale, quindi si sente anche dal fondo ed è per questo che l'abbiamo fatto, non perché insomma facciamo i maestri sorveglianti. Grazie Ghetti. Aspetto che condividano. Sì. Condividiamo lo schermo. Perfetto. Perfetto. Allora, sul titolo dico solo questo. L'intervento del direttore Ferrecchi e anche l'intervento dell'assessore mi fanno anche risparmiare un po' di tempo. Devo, tra virgolette, correggere il direttore Ferrecchi dicendo: ci dobbiamo fare i complimenti. Non è giusto che Ambi riceve complimenti, ci dobbiamo fare i complimenti, perché senza l'apporto della regione e anche di UNCEM come stimolo e dopo anche come elemento propositivo, e senza l'apporto fondamentale della regione, prima normativo ma poi anche amministrativo e operativo, è ovvio che noi facciamo i lavori, però è che in un quadro diverso avremmo fatto ben poco. Per cui ci facciamo i complimenti per i risultati raggiunti tutti assieme. Confronto è diventato dialogo e adesso è diventato collaborazione. Alla fine dirò una cosa anche sul titolo che prima diceva Gavazzoli. Allora, velocemente, perché alcuni dei dati, anzi molti dei dati, sono già stati dati, ed è questo un altro elemento che combaciano in gran parte, quindi vuol dire che la collaborazione è vera, non è solo sulla carta. Io faccio solo una considerazione veloce legata al ruolo che ha il mondo della bonifica, quindi i consorzi, la nostra regione. Li chiamiamo consorzi di bonifica, pensiamo sempre alla questione della gestione delle acque in pianura, in realtà in Emilia Romagna noi gestiamo il 52% del territorio montano, quindi in realtà dovremmo quasi, non dico cambiare il nome perché è un nome storico, non si può, però abbiamo sempre avuto una notevole responsabilità. Ribadisco un concetto velocissimo che ha detto Ferrecchi, per velocità lo chiamo Ferrecchi, non direttore Ferrecchi. Fondamentale è stata la riforma fatta nel 2012, che ha dato ai consorzi maggiori poteri rispetto alla semplice vigilanza, consentendogli di fare anche i lavori. Questo ci ha consentito veramente di contribuire con l'aiuto dei comuni, dell'unione dei comuni, a cominciare a governare, perché i problemi sono veramente tanti, però a cominciare a governare un territorio che è veramente molto difficile e che ha due problemi fondamentali. Il principale è lo spopolamento, soprattutto non solo di cittadini, purtroppo anche di imprese, in particolare di imprese agricole.
e dall'altra parte oggettivamente un indebolimento di alcuni enti pubblici, in particolare locali, che ci porta a essere una sorta di sussidiari orizzontali. Questa è la famosa tabellona che è ormai arcifamosa, non sto qui a, a citare sia i numeri della contribuenza che i numeri che abbiamo raggiunto, che sono oltre l'80% di quello che diciamo spendiamo in montagna, che utilizziamo in montagna per i lavori vari che facciamo, diciamo che siamo oggettivamente vicino al soffitto, per essere chiari. Lo vedremo dopo quando vedremo le spese di gestione. Io credo che possiamo da questo punto di vista limare qualcosa, migliorare notevolmente ancora, perché ci dobbiamo migliorare. Diciamo che il livello di spesa che abbiamo raggiunto è oggettivamente un buon livello, ma questo è già stato detto dall'istituzione, quindi va benissimo. Questa è la suddivisione delle varie, dei vari interventi per quanto riguarda le varie tipologie di spesa. Sottolineo che i consorzi, oltre a lavorare molto in proprio, danno il 34% dei soldi in appalto, quindi facciamo lavorare anche altri, per la verità. E questo è successo anche in pandemia. E quindi in un periodo molto difficile, dove c'erano oggettivamente tantissimi che non lavoravano, seppur con qualche difficoltà, perché è ovvio che le norme diciamo di sicurezza dal Covid creavano difficoltà, i nostri cantieri sono andati avanti. Questo è un altro dato importante. Il dato importante è, lo diceva prima sempre sia l'assessore che il direttore, siamo partiti da un livello vicino al 70%, che poteva essere molto migliorato, lo sapevamo. Abbiamo avuto un po' di assestamento con i piani di classifica, ma era logico perché è cambiato proprio il meccanismo di contribuenza, e oggi siamo arrivati dove siamo arrivati. I due dati che fanno, che vi voglio solo sottolineare, è i 12 punti che sono di aumento dal 2015 a oggi, gli 81 milioni e oltre che abbiamo investito proprio soldi della contribuenza in montagna, e i complessivi 117 milioni che abbiamo investito complessivamente, quindi compreso anche soldi di altro tipo, sempre in montagna, in questo periodo ovviamente. Questo invece è l'altro elemento, cioè quanto possiamo ancora comprimere le cosiddette spese fisse. Teniamo presente che comunque in un periodo dove abbiamo la contribuenza è stata aumentata, perché in realtà noi non abbiamo aumentato niente, del 2,9% 2019-2020, dove abbiamo aumentato del 7,36% gli investimenti, e dove gli investimenti complessivi del 15,5%, le spese fisse sono diminuite del 4,5%. Quindi è una tendenza, vogliamo continuare in questa tendenza, cioè a diminuire. È ovvio che anche lì c'è, invece di un soffitto, un pavimento sotto il quale diventa difficile oggettivamente andare, per quanto riguarda se si vuole mantenere una struttura efficiente sostanzialmente. Però ci lavoriamo. Questo è un grafico cartografico, perché noi ci siamo tutti i lavori, che dimostrano la capillarità e le varie tipologie di lavori che sono state fatte in tutta la zona montana di tutta la regione dal 2019 al 2020. Sono circa, adesso è un dato statistico, sono circa 8,76 lavori ogni 100 km quadrati, ma quello che fa specie è che il numerino in alto a sinistra, 967 interventi in 168 comuni montani, che vuol dire aver fatto qualcosa in tutti i comuni montani sostanzialmente. Questi, vabbè, sono esempi di alcuni lavori. Una sola considerazione, è l'unica considerazione critica che farò, critica parzialmente. 967 interventi, 168 comuni, 3 regioni, 100 interventi in area SIG ZPS. La normativa per quanto riguarda gli interventi, la cosiddetta VINCA, nelle zone SIG ZPS è cambiata, sta cambiando. Quello che no, è una richiesta, non è una critica, è solo una richiesta. Cerchiamo di
i consorzi marini stanno lavorando alla grandissimamente, è stato detto, per fare interventi sempre più non solo efficaci ma anche compatibili con l'ambiente. Siccome a nome della cosiddetta semplificazione la valutazione di incidenza nelle aree SIC e ZPS è stata data in mano o ai parchi o alla regione, nella gran parte ai parchi, essendo i parchi un organo che secondo me comincia a essere la struttura giuridica, io dico, dei parchi, comincia a essere leggermente datata e andrebbe rivisitata alla luce delle varie modifiche che ci sono state dopo, eliminazione delle province, eccetera, eccetera, cosa che tiene conto la nuova normativa, è evidente che bisogna tenere un occhio di riguardo per gli interventi che vengono fatti dai consorzi di bonifica, perché sono di pubblica utilità e non hanno bisogno di troppe autorizzazioni, delle giuste autorizzazioni, su questo non c'è dubbio, per poter andare avanti. E questo ci serve, non serve tanto a noi per fare i lavori, ma serve soprattutto a chi si trova in quelle aree lì o ai territori, sono in quelle aree, in aree tra l'altro di particolare peso ambientale, quindi con una particolare attenzione all'ambiente, per essere fatti a regola d'arte, come già i consorzi stanno facendo. Questo è un dato puramente statistico che dimostra però due cose. Da una parte si vede, il grafico in alto, quelle che sono la taglia media degli interventi, e vedete che è molto varia. Ci sono interventi che vengono fatti da alcuni consorzi che hanno una taglia notevole e altri consorzi che fanno interventi molto più piccoli. Però se vedete il pallino sotto dimostra che chi fa interventi più piccoli fa molti interventi, perché evidentemente ha esigenze territoriali, quindi seguiamo moltissimo le indicazioni degli enti locali e del territorio per dare la taglia giusta agli interventi ai problemi che ci sono. Questa è la famosa questione che prima sollevavi, cioè i 186 progetti di attuazione della misura 5101, cosiddetto dissesto idrogeologico. Aggiungo che la misura effettivamente ha avuto molto successo, molto complicata, molto difficile da capire, ma ha avuto grande successo, tant'è vero che l'Ordine dei Geologi ha fatto i complimenti ai consorzi per la qualità dei progetti, ed è tanto vero che dai 21 milioni proposti, siccome i progetti erano 30 milioni, siamo riusciti a prendere tutti i soldi su richiesta delle organizzazioni agricole, quindi il mondo agricolo si è fatto carico di un'esigenza che valeva per tutti, in particolare per gli agricoltori, perché in montagna alla fine ci sono molti, soprattutto chi presidia il territorio sono gli agricoltori, e siamo riusciti a portare a casa l'intero plafond. Poi dopo vedremo, i lavori sono di notevole qualità, c'è qualche piccolo problema più che altro burocratico, ma sono convinto che lo risolveremo. Questa è un po' la sintesi che non sto a sottolineare, che perché è stata detta più volte, e poi come si direbbe, chi si loda si imbroda, quindi è inutile stare lì. Grazie per l'attenzione. Oggi siamo arrivati a un livello tale di collaborazione dove secondo me noi dobbiamo addirittura trovarci per fare delle proposte per migliorare continuamente. Non c'è più il confronto, oggi c'è la collaborazione. Quindi è solo un fatto formale, però io il titolo lo darei più come un titolo veramente collaborativo e di intesa tra le parti. Non vorrei dire sinergia, magari è una parola forte, addirittura ne potrei trovare una più forte, non la dico, però direi che la tendenza è quella lì. Per cui grazie. Grazie. Grazie Ghetti. Mi sentite? Mi sentite? Sì, funziona le varie. Grazie. Allora, grazie al coordinatore di Ambi Emilio Romagna. Allora, parlavamo di ruolo ambientale, ne hanno parlato un po' tutti i relatori fino ad ora, del valore che i consorzi di bonifica con questi lavori anche portano all'ambiente, sfaccettatura di cui non si è parlato mai abbastanza, ma che oggi è estremamente di attualità e da valorizzare all'interno anche della comunicazione dei singoli consorzi. Vediamo i case history di quest'anno, cioè le buone pratiche, quelle che sono le eccezionalità che abbiamo scelto per vedere quali lavori e come sono stati fatti. Partiamo dal consorzio dell'Emilia Centrale con due relatori, Domenico Turazzi e Aronne Ruffini. Devo dire che per parlare di ruolo ambientale e di buone pratiche, questo consorzio, insomma, nel corso degli anni ha realizzato in collaborazione con tanti altri enti, ma come capofila, molti progetti LIFE che hanno ottenuto finanziamento e plauso e anche risultati al termine della sperimentazione, ma che dalla sperimentazione stessa poi sono stati tratti degli elementi per fare disegni di legge. Quindi vuol dire che
regionali, quindi vuol dire che i consorzi insomma, hanno fatto un lavoro estremamente positivo. Se si vogliono accomodare i relatori, allora progetti LIFE, voglio ricordare solo Emilia Centrale, il recupero delle acque reflue, il reticolo minore, agriculture insieme al consorzio di Burana, insomma negli ultimi anni tante esperienze. E la manutenzione gentile, che, sì, credo manutenzione gentile, no? Siete gentili. La manutenzione gentile che è educata, no, però è importante, sicuramente dà un'esternalità sicuramente positiva. Non lo so. Se non le prime non sono collegate. Le altre due assessori, l'assessore Barbara Lore alla montagna, pari opportunità, e Irene Priolo, assessore all'ambiente, sono collegate. Riuscite a vedere da lì oppure? La Barbara Lori sì, la Priolo no. Va bene, perfetto. Domenico Turazza, direttore del Consorzio Emilia Centrale. Buongiorno a tutti, spero si senta, la mascherina. Sì. E niente, ringrazio ambi, ringrazio i relatori dell'attenzione che mi viene data, è sempre una bella cosa poter parlare di montagna, per noi è importante, è una componente come vediamo nel nostro inquadramento, il 60% nel nostro compensore in montagna, 180.000 ettari, io ho sbagliato io, è il 60%. E non si vede ancora, non si vede, ecco adesso si vede. Raggruppa 34 comuni e sono circa 100.000 abitanti. 34 comuni, importante dire che siamo su tre province, la provincia è una piccola parte della provincia, ma significativa della provincia di Parma, l'intera parte della provincia di Reggio Emilia e una parte anche importante della provincia di Modena che è tributaria del Secchia, quindi insomma, una parte abbastanza importante. E l'altra cosa da dire è che siamo, la nostra compressore di montagna è inserito nell'ambito della zona pilota delle strategie delle aree interne, quindi c'è una certa attenzione ed è anche inserito tanto nell'ente parco dell'Emilia Centrale quanto anche nel parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, in particolare nel programma Mabunesco, e anche questo dà conto dell'attenzione. I numeri riprendono bene o male i numeri che sono stati così dettagliatamente illustrati dal dottor Ghetti, quindi non mi soffermo troppo, le opere, i numeri, le opere sono quelle fondamentalmente, quindi opere idrauliche sui corsi d'acqua naturali, consolidamenti dei movimenti framosi, regimazione acqua superficiale, ecco c'è una gestione, noi abbiamo gestione circa 50 km di vecchie strade di bonifica che sono rimaste in capo ai consorzi, bene o male, e soprattutto c'è questa parte gestione articolo idrografico minore, cosiddetto articolo interconnesso, che da circa 5 anni in convenzione con la regione il nostro consorzio gestisce a seguito del progetto Life Re, di cui parleremo, di cui ha anche accennato il direttore Ferrecchi. E nel 2020 abbiamo eseguito circa quasi 1.800.000 di interventi con fondi consortili, che corrisponde, ecco, noi, il nostro sistema indicatore è questo, è vero c'è la progettazione, ci sono e tutti quanti i sopralluoghi e tutto il resto, però la punta dell'iceberg sono poi gli interventi, i progetti che si vanno ad eseguire concretamente. Li abbiamo fatti per 1.800.000, il numero tende ad aumentare, rappresenta il 58% della contribuenza. A questi però si sommano più o meno altrettanti interventi con fondi esterni, quindi comunitari, comuni, insomma li prendiamo perché la capacità progettuale c'è, quindi un po' in tanti ci chiedono di lavorare con noi. Abbiamo anche un sindaco qua e spesso si collabora, quindi arriviamo ad una cifra che rappresenta supera il 100% contribuenza, qua mi pare circa sul 110%. E abbiamo 9 tecnici, 2 dirigenti che fanno tante altre cose, però coordinano anche questo lavoro qui, e siamo dislocati su 3 sedi di lavoro. Quindi fin qua tutto normale, questa è l'attività nostra, sì, se vogliamo c'è il reticolo interconnesso. La considerazione che da qualche anno abbiamo fatto, su cui siamo partiti sulla parte così, diciamo così, ambientale, è questo, è che questa attività, che se vogliamo rientra nel novero della difesa del suolo, è vero un'attività importante e fondamentale, ci deve essere, è di grosso aiuto, però per dare una vera mano, per superare i problemi della montagna a cui accennava Ghetti prima, forse non è sufficiente, bisogna lavorare anche su qualcos'altro, cioè sulla valorizzazione
di quelle che sono le cose importanti della montagna, quelle che la valorizzazione del territorio montano. E siamo partiti, prima considerazione, seconda è quella che la nostra montagna rappresenta, noi viviamo un po' il nostro territorio, nelle nostre zone, ma un po' dappertutto, in Emilia Romagna è così, c'è una pianura che è ricchissima, molto popolata, però dal punto di vista ambientale, il prezzo ambientale lo sappiamo, perché non è che sia così, cioè è piuttosto inquinata. Per contro, io abito a Scandiano, il paese di Mammi, quindi all'inizio della collina, per contro in collina l'aria è buona, la gente molto meno ricca, e c'è una biodiversità, una ricchezza, una naturalità enorme, quindi bisogna cercare di in qualche modo far convivere queste due realtà e quindi fare valorizzare questi aspetti, la naturalità, il paesaggio della montagna ad una pianura che insomma è quello che è. Ha tanti vantaggi, si vive benissimo, però dal punto di vista ambientale è quello che è. Siamo partiti quindi valorizzazione, non soltanto difesa del suolo, su tre fronti. La prima abbiamo sviluppato così in casa alcuni progetti di valorizzazione del paesaggio, li leggo velocemente perché il tempo qua sta andando velocemente. Il primo riguarda i terrazzamenti di Vetto, paese di Ruffini, dove abbiamo una serie di terrazzamenti storici abbandonati, sono stati ripresi e questo a beneficio dell'intero paese. Il secondo, a Civago, posto turistico, è stato sistemato un sentiero molto frequentato, il sentiero dei Canini, che attrezzato anche per i non vedenti, e lo vedete, insomma, vedete quindi il taglio che è di valorizzazione. Il terzo, siamo a Vaglie, Ligonchio, paese natale di Iva Zanicchi, dove è stato ripreso dei vecchi, gli stanzini del freddo, dei vecchi ghiacciaie, dove ci passava l'acqua della montagna, anche questi abbandonati sono stati ripresi, ha avuto un grande, insomma, la gente è stata molto contenta di questo intervento. L'ultima cosa, la Pietra di Bismantova rappresenta il baricentro della montagna reggiana, citata anche da Dante, nel Purgatorio, no? Se non sbaglio. È stato ripreso, c'è stato il primo insediamento umano, a quanto pare, in quella zona lì, sono stati ripresi questa zona qui. Sono sistemata questa zona, dall'altro le parti, la gente ci va e quindi è ben contenta. Questi sono interventi piccolini fatti in casa. Questi due, già citati al direttore Ferrecchi, e poi interverrà il mio collega Ruffini che spiegherà meglio, sono questi due progetti live, quindi molto più strutturali, vedete anche gli importi sono diversi, parliamo di milioni, milioni e mezzo, 2 milioni di euro. Il primo è Life Free, dove abbiamo valorizzato il valore ecologico dei corsi d'acqua naturali e quindi sperimentando queste tecniche di ingegneria naturalistica che addirittura questo ha costituito la base per la definizione del linee guida sulla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua. Il secondo, secondo me, ancora di impatto ancora più importante, mira a valorizzare l'attività dell'agricoltura in montagna, soprattutto ai fini della conservazione del CO2. Lo facciamo in collaborazione, di entrambi poi spiegherà meglio di me, Aron Ruffini darà qualche dettaglio, in collaborazione con il consorzio della Burana, qui c'è il presidente, il direttore, anche la collega Zampini, e con l'ente Park e tanti altri. La finalità è quella di dimostrare che c'è una possibilità in montagna sperimentare questa agricoltura conservativa che comporta comunque del reddito e comporta l'effetto molto importante di conservare il CO2. Voi sapete che il problema del CO2 è un problema che ci porteremo in avanti, che è una cosa, è il problema, uno dei problemi dei problemi, ecco, fondamentalmente. Chiedo al dottor Ruffini di procedere nel dettagliare il programma Life Free. Bene, buongiorno a tutti. Grazie del passaggio del testimone. Progetti Life. Progetti Life sono finanziati dall'Unione Europea per dare gambe a quelle che sono le politiche europee, soprattutto dal punto di vista ambientale. Noi come consorzio di bonifica, assieme anche ad altri consorzi, abbiamo da alcuni anni attivato questa possibilità di andare a recepire dei fondi e diciamo che abbiamo avuto anche soddisfazione. Praticamente tutti quasi i Life proposti sono stati finanziati. Life Re, un Life che interessa i ricollinari in alta pianura, collina, sta per riqualificazione idraulica ambientale.
Perché abbiamo fatto questo progetto? Perché come vedete qui siamo a Quattro Castelle, all'abitato. Vedete che i ri punteggiati in azzurro intercettano l'abitato praticamente andandolo a centrare proprio nel cuore. Quindi quando c'è un evento di pioggia abbastanza incisiva, spesso questi ri creano dei problemi, esondano e quindi creano tutti quei disastri che spesso si sentono anche in televisione, mettono a rischio anche le attività, ma anche quella che a volte può essere anche la vita delle persone. Per cui noi abbiamo fatto questo progetto, che si è concluso assieme alla Regione Emilia-Romagna, andando a proporre degli interventi di regimazione idraulica, quindi di riduzione del rischio idraulico, nel contempo andando a valorizzare quello che è l'aspetto ambientale. Questi sono tutti gli interventi che sono stati fatti come tipologie di lavori, non ve li leggo perché sarebbe anche noioso non avendo le diapositive per mostrare cosa vuol dire un restringimento a bocca tarata, quindi vi faccio solo vedere un allargamento di sezione realizzato dal Binea nel rio Lavezza, dove era presente il rio che costeggiava l'abitato. Questo rio era fortemente incassato, era diventato, proprio perché essendo incassato e la sponda arginale molto alta, di fatto una discarica a cielo aperto. Noi abbiamo fatto dei lavori di risezionamento, si vedono, abbiamo addolcito quella che era la scarpata del rio in sinistra idraulica, abbiamo fatto delle piantumazioni e abbiamo ricreato, allargando anche la sezione alla base, un ambiente dal punto di vista ecologico molto migliore. Vedete che ci sono depositate delle ghiaie, delle sabbie, ci sono delle buche dove anche gli animali, gli insetti e quant'altro, rettili, anfibi, possono andare a trovare i loro habitat, e quindi anche, oltre a valorizzare l'aspetto idraulico, abbiamo valorizzato anche l'aspetto ambientale. Vado veloce. Secondo progetto Life Agriculture è un progetto dove è stato impostato per il discorso del cambiamento climatico, quindi riduzione di quello che è la CO2 in atmosfera, che è uno dei gas alteranti. CO sta per carbonio e ossigeno, quindi sono gli elementi della chimica organica della vita, due elementi della vita, che sono importantissimi, ma se messi assieme creano quel problema dell'anidride carbonica, che è, come dicevo prima, gas alterante. Cosa abbiamo fatto noi per portare a casa e fare sostenere quello che era la nostra proposta all'Unione Europea? Intanto faccio una parentesi e vorrei parlare di suolo. Il suolo che io credo, dopo il Big Bang, e qui consentitemi, è il miracolo, dopo il Big Bang della nostra creazione. Perché? Perché senza il suolo non ci sarebbe la vita nel nostro pianeta. Laboratorio di energia e materia prima, scusate, ma non reggo, che dà vita a tutto quello che c'è sopra. Senza il suolo non ci sarebbe vita. Se noi prendiamo un cucchiaio di suolo e lo solleviamo, abbiamo presente 9 miliardi di unità viventi. Quindi questo sta a dimostrare quanto ci sia biodiversità e quanto sia importante il laboratorio suolo. Motore biologico della terra, un ettaro di suolo trattiene fino a 4.000 metri cubi di acqua, perché il suolo è una spugna, raccoglie acqua ma la rilascia in tempi molto lunghi. Quindi i consorzi di bonifica sotto questo aspetto sono molto interessati. Per cui mantenere in buona attività il suolo e conservarlo bene vuol dire anche ridurre quello che è il rischio idraulico per quanto riguarda le esondazioni e quant'altro. Un suolo impermeabilizzato non assorbe più, quindi non fa più la funzione, ma di fatto continua a piovere, perché è giusto anche che piove. Quindi di fatto quando piove su un terreno che non è attrezzato per assorbire acqua, quindi il suolo poi alla fine scorre molto velocemente e crea tutti quei problemi che conosciamo benissimo come consorzi di bonifica. Il 95% del cibo arriva dal suolo. Tenete presente che noi al suolo diamo degli effluenti, letame, liquame e quant'altro. E cosa ci restituisce? Ci restituisce dei prodotti eccezionali, parmigiano reggiano, lambrusco, parlo di quelli di Reggio, ma ci sono anche altri prodotti, ortofrutta, eccetera. Quindi, ma ce la dà soprattutto gratuitamente. Cioè, di fatto, noi prendessimo un seme di pomodoro, lo mettiamo al suolo, aspettiamo qualche mese, abbiamo il pomodoro gratis da mangiare. Quindi io credo che sia una cosa eccezionale. Dobbiamo avere rispetto del suolo e capire proprio qual è la valenza. Ma soprattutto anche, ho parlato del progetto stoccaggio del carbonio 3 volte più di quello delle foreste. Un ettaro di suolo trattiene 3 volte carbonio rispetto a una foresta. Questo è un dato, secondo me.
Quindi, come diceva prima, il suolo rappresenta il deposito maggiore di carbonio del pianeta, quindi una cattiva gestione del suolo e del terreno porta a pratiche che poi liberano il carbonio e con tutti i problemi che ne conseguono. Cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo individuato in montagna 15 aziende agricole, con loro è stato fatto un protocollo d'intesa, abbiamo detto noi ci date a disposizione circa 2 ettari di terreno, su questi terreni andremo a fare delle coltivazioni particolari, coltivazioni a basso impatto, coltivazioni dove non si andrà a fare l'aratura profonda ma andremo a fare delle semine sul sodo, quindi semine che non vanno a intaccare o a liberare quello che è il carbonio che si ossigena, quindi diventa poi CO2, ma andremo a cercare di conservare anche con la retamazione e incrementare i carboni al suolo. Cosa che è stata fatta? Questa è una diapositiva di un intervento che è stato fatto. Sulla sinistra vedete la macchina che fa la semina sul sodo, poi si vede qualche settimana fa la foto prevedeva proprio è stato seminato trifoglio loietto che è stato poi raccolto qualche settimana fa. Si vede la produzione intensiva di quello che è il risultato di questa semina, ma soprattutto semina sul sodo vuol dire che noi andiamo a risparmiare dal punto di vista economico l'aratura e la zappettatura. Quindi c'è un risparmio economico, ma soprattutto la produzione, anche la qualità del prodotto è esattamente come se si fosse andati ad arare e a seminare su un terreno come attualmente fanno gli agricoltori. Tanto per dire che alcuni agricoltori erano scettici, viste le produzioni, sono tutti entusiasti e tutti vogliono ripetere questo tipo di attività. Io ho finito, vi lascio la frase da leggere, così che riguarda la montagna di Calamandrei. Quindi se la vuoi leggere, perché non è più condivisa. Dunque amico, non mi dare del matto se quando vado in monti... Dunque amico, allora non sono un attore Gasman che legge. Dunque amico, non mi dare del matto, parto? Dunque amico, non mi dare del matto se quando vado in monti parlo ad alta voce fiori e a farfalle. Credi tu di essere meno matto quando parli agli uomini nella speranza che quelli ti rispondano? Adesso io devo dire questa frase l'ho letta e l'ho lasciata anche perché di Piero Calamandrei. Ci sta l'applauso, infatti, sì. Grazie a Domenico Turati e a Ronne Ruffini, ai vostri progetti, quello che fate, anche al modo colorito sempre che avete di presentarli. Grazie. Allora, proseguiamo con Rossano Montuschi del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale. L'attività dei consorzi per la regolazione delle risorse idriche e adattamento ai cambiamenti climatici. Tema infinito che si concretizza in Romagna Occidentale in che modo? Okay. Siete stati bravi, dal punto di vista dei tempi sono perfetti, non c'è stato bisogno di richiami, quindi lo dico prima così sappiamo. Grazie, si sente? Sì. Grazie, buongiorno a tutti, sono Rossano Montuschi, come hanno detto responsabile del distretto montano del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale. La mia presentazione, alla quale sono stato chiamato, verte sull'attività che svolge il nostro consorzio per la regolazione delle risorse idriche. Questa mattina porto i saluti del mio presidente, avvocato Vincenzi, e del direttore generale che non possono essere presenti qua oggi. Il nostro comprensorio. Il comprensorio della Romagna Occidentale è tagliato circa a metà dall'asse della Via Emilia, nella zona del comprensorio di valle, mentre nel comprensorio di monte il nostro consorzio ha una superficie complessiva di 120.000 ettari. La peculiarità è che 50.000 ettari ricadono nel territorio della Toscana, tra l'altro con dei bacini molto importanti quali sono il Santerno, il Segno e il Lamone, che poi ovviamente versano le proprie acque in territorio emiliano-romagnolo. Parto prima di arrivare agli interventi che abbiamo in cantiere, che stiamo completando e che faremo, porteremo a terra i prossimi anni, parto da alcune valutazioni utilizzando semplicemente i dati ARPA, che sono tra l'altro negli ultimi anni anche ben rappresentati
da appositi opuscoli e che rendono molto bene quello che è l'impatto del cambiamento climatico sul nostro areale, nelle nostre vallate, nelle nostre quattro vallate. Se vado al rapporto del 2017, cosa si sono trovati a fare gli agricoltori? Si sono trovati con il minor numero di giorni piovosi dal 1961, temperature medie molto elevate, precipitazioni pressoché assenti nelle zone pedecollinari, diversamente dalle zone medio-alte dove abbiamo delle piovosità importanti. Il record regionale del 2017 è stato toccato a Brisighella con 42,5 gradi di minima in un sottobacino calanchivo. Per andare poi successivamente a fare un focus su quelle che sono stati poi gli anni successivi al 2017, che ricordiamo, ho rappresentato qui l'andamento delle piovosità e questa è una situazione molto marcata nei nostri bacini. Cosa accade? Accade che a ridosso degli abitati, che sono Imola, che sono Faenza, sono Castel Bolognese, diciamo quelli a ridosso della via Emilia, abbiamo delle piovosità scarsissime, addirittura il pedecollinare, abbiamo addirittura meno piovosità che negli abitati e se vediamo, risalendo su per la vallata del Santerno, ho preso il caso di Imola, abbiamo nella media e alta vallata delle piovosità che sono in media con gli ultimi 30-40 anni e questo è un fenomeno che ci dà la possibilità sì di avere dei corsi d'acqua con una certa affluenza in grado di andare a riempire questi numerosi invasi che abbiamo realizzato in questi 15 anni, 20 anni di attività, ma allo stesso tempo poi crollano le fluenze di questi corsi d'acqua perché abbiamo ben presente tutte le siccità del 2012 e del 2017. Procedendo, giusto per così affinare un attimo l'attenzione, cosa è successo nel 2020? Cosa si sono trovate le aziende agricole nel 2020? Si sono trovate con un'accumulata di precipitazioni dal 1 gennaio al 31 agosto pari a 155 mm, cioè un agricoltore della collina, della bassa montagna romagnola si è trovato in 8 mesi 150 mm di piovosità. E credetemi che sono numeri veramente molto molto rigidi, nel senso che se vediamo la media sono 429, ci troviamo ampiamente sotto le piovosità degli anni storici che ricordiamo essere il 2003, il 2007, il 2009, perché si è inanellato una bella serie di queste annualità. Quest'anno cosa succede? Stesso periodo, gennaio-giugno, ad oggi ci troviamo leggermente in una situazione diciamo più favorevole rispetto al 2019, ma purtroppo molto 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 critica. Se andiamo a vedere la media delle piovosità degli ultimi 20 anni, su 350 mm di media siamo a 190, ma siamo peraltro a valle di un anno molto siccitoso, per cui criticità alle porte delle aziende agricole. Cosa denota questa diapositiva e cosa deve mettere in campo l'agricoltore delle nostre vallate? Innanzitutto un impoverimento della falda, che si porta dietro un impoverimento dei suoli, come diceva chi mi ha preceduto, l'impossibilità di andare a riempire laghetti aziendali presenti. Nel nostro areale ci sono circa 4 milioni, 3 milioni e mezzo di metri cubi di laghetti aziendali che sono stati realizzati dai privati nel corso di questi 20 anni. Inoltre, e qui secondo me deve essere veramente elevato il livello d'attenzione, non si sta più parlando della disponibilità di risorsa per andare a realizzare dei chili o dei quintali in più di produzione, ma bisogna, secondo me, fare molta attenzione perché un perdurare di una siccità del genere ci porta a delle difficoltà oggettive in termini di ciclo produttivo della pianta. Chi ha fatto degli investimenti nei primi mesi dell'anno, vigneti, ma qualsiasi frutto, qualsiasi pianta da frutto, e non è in grado in questi mesi, in queste settimane, di dare un apporto idrico, ovviamente che non c'è dal cielo, mette veramente in crisi l'investimento. Il nostro consorzio cosa ha fatto? Allora, sostanzialmente l'attività irrigua, la nostra attività si sostanzia attraverso due filoni di attività, la realizzazione e gestione di invasi in collina e la gestione e manutenzione di acquedotti rurali. In questa diapositiva si vedono i 12.000 ettari a monte del sistema canale Emiliano-Romagnolo, 12.000 ettari completamente coperti da reti tubate, mentre a valle ovviamente avviene l'irrigazione da canali. Giusto per dare un numero, il nostro consorzio deriva 50, 60, 65 milioni di metri cubi d'acqua, mediamente 40, 45 vengono riversati nei canali a valle del sistema CER per l'irrigazione da canali,
mentre 12, 15, 18 negli anni più siccitosi vengono messi in pressione in questi impianti. A monte della Via Emilia cosa succede? A monte della Via Emilia non esistono, e quando dico monte della Via Emilia intendo la collina, il pedecollinare e il montano, diciamo, del nostro comprensorio. Non esistono strutture pubbliche in gestione al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale ad oggi. Negli anni è cresciuto invece un approccio collaborativo all'uso e all'utilizzo della risorsa acqua. Questo è anche, diciamo, si può prendere come dato anche nei piani di sviluppo rurale. Il termine cooperazione, usato non solo per quella che è la gestione della risorsa acqua, viene utilizzato 0 volte nel PSR 2000-2006, 93 volte nel PSR 2007-2013 e 188 volte nel PSR 2014-2020. Sul PSR 2014-2020 abbiamo attivato le misure a valere sulla misura 4103. Per quanto riguarda la copertura di questi impianti, abbiamo fortunatamente una grossa fortuna, cioè quella di aver portato avanti un'attività che già viene da oltre una ventina d'anni. Tant'è che la presenza... Buongiorno. Buongiorno. Per cui vado. Buongiorno assessore. Esiste una copertura molto molto diffusa di strutture interaziendali. Quando intendo per strutture interaziendali intendo aggregazioni di aziende agricole che si consociano, si dotano di un proprio atto costitutivo e statuto e realizzano queste strutture. Ad oggi di queste strutture ce ne sono 19 complessivamente, poi ne sono state ampliate, aggregano 803 aziende agricole in collina e arriviamo con la costruzione degli invasi che abbiamo progettato, che sono stati finanziati, ad invasare 3,5 milioni di metri cubi d'acqua in collina e in montagna. Qual è il dato, diciamo, della crescita di questa, dell'invaso d'accumulo? Può essere rappresentato con questa curva. Alcuni impianti fino agli anni 2000, una forte esigenza di realizzazione di accumulo di invasi dal 2000 a venire avanti. Ovviamente queste coincidono anche con le agende del PSR. Mi sono chiesto cosa vado a rappresentare. Si parla di 800 aziende agricole, ma che cosa rappresentano queste 800 aziende agricole? A piano culturale 2020 queste 800 aziende agricole rappresentano, da un punto di vista di produzione, si parla di 570 ettari di kiwi, 550 di albicocco, melo, susino in forma minore, 1420 ettari di viti, per cui una SAU di 3000 ettari, diciamo, che si sono aggregate in questi consorzi di scopo. Questa SAU di 3000 ettari cosa determina? Determina un impegno di giornate lavorative annue che vale la pena di rimarcare. Se andiamo ad applicare alle culture le giornate tabellari della regione, ci rendiamo conto che in questo areale collinare montano vengono impiegate 187.000 giornate lavorative annue, che coincidono a 1.250 giornate lavorative di un operaio avventizio per 150 giorni all'anno. Per cui un tema ha un impatto, diciamo, sociale ed economico molto molto spinto, per non parlare di una produzione lorda vendibile con i dati regionali che si aggira sui 40 milioni di euro e ovviamente i fabbisogni. Queste 1250 persone impiegate, le voglio rapportare un po' quello che diceva, che si è detto anche in precedenza. Queste sono comunque persone, questi agricoltori o diciamo i lavoratori, che giornalmente sono sul campo, giornalmente si rendono conto di che cosa accade in queste aree, giornalmente sono le prime sentinelle che possono dare degli input su quella che è la gestione del territorio. Vado avanti. Due minuti, va bene. Allora, fase di completamento. Noi adesso stiamo portando a termine 8 progetti su 10 della regione, 10 milioni di euro di investimenti, 5 milioni il contributo degli utenti, 4,8 le aziende agricole, cioè 4,8 di regionale e 5 milioni. È veramente un volano molto molto interessante. Questo è il primo progetto pubblico a monte dell'asse Via Emilia, finanziato con la finanziaria 232. Andremo ad invasare 850.000 metri cubi e realizzeremo una struttura trasversale a questi consorzi di scopo. Questi sono i rendering degli invasi che abbiamo utilizzato all'interno della procedura di via.
progetti calati sul territorio in questo triennio, complessivamente da un punto di vista irriguo, ci sono 27 milioni di euro di risorse, di cui 18 pubbliche e 8 cofinanziate dagli utenti, per cui cifre molto molto importanti. La seconda area di gestione è quella dell'acquedottistica rurale. Esistono 145 sorgenti perenni sul nostro territorio che alimentano 95 acquedotti rurali. Una buona parte di questi sono stati interconnessi col servizio idrico e passeranno nel giro di qualche anno al servizio idrico. Ho rappresentato attraverso questa diapositiva la portata di 4 sorgenti, e chi si ricorda la siccità del 2017 lo sa bene che siamo peraltro ad oggi con delle portate di queste sorgenti già al di sotto dei valori minimi del 2017, per cui un dato secondo me a parer mio molto allarmante. Mi avvio alla conclusione, se mi viene dato un altro minuto. Quali sono i punti di valutazione che voglio lasciarvi? È opportuno anticipare la logica del bando. La nostra attività per portare a termine questi 8 interventi si è sostanziata attraverso 150 incontri fra comitati di gestione, assemblee, per cui è un'attività che deve essere preceduta ovviamente rispetto a quella che è la realizzazione del progetto. È fondamentale realizzare delle strutture interconnesse, è necessario ridurre i costi elettrici. 2017 in queste strutture hanno girato 2 milioni e mezzo di metri cubi. Se ci fossero stati anche solo un megawatt di fotovoltaico, si coprivano tutti i costi elettrici. È importante anticipare risorse, e qui ringrazio i nostri amministratori, l'ANBI e tutto il sistema, perché se non si anticipano risorse non si riesce a portare progetti. E da ultimo, sul tema della semplificazione. Qui ho messo una diapositiva che ho utilizzato in altre presentazioni, ma secondo me rende molto l'idea. È necessario, come si è detto, semplificare e snellire. Durante la fase dell'emergenza Covid abbiamo tenuto aperto comunque tutti i cantieri di questi 10 milioni di euro. Abbiamo dovuto interrompere le lavorazioni a seguito dell'attesa di 125 giorni di una variante per l'ottenimento di una paesaggistica in variante. Per cui sono stati fermati i lavori in un cantiere che aveva già sostenuto un anno e due mesi di valutazione di impatto ambientale. Queste credo che siano cose da porre in evidenza se si vuole poi andare nella direzione della semplificazione. Erano sicuramente dati frutto di un lavoro di approfondimento millesimale, ecco, quindi anzi grazie a te che hai portato questo contributo. Allora concludiamo rimanendo al Covid, no, nel senso a un periodo molto difficile, soprattutto quello dei primissimi mesi, in un territorio che ha vissuto drammaticamente quella fase, perché in Italia credo che fosse il territorio insieme a Cremona e a Lodi fra i più colpiti, quindi anche con un dramma veramente che ha toccato più o meno tutte le famiglie, cioè con Piacenza e il consorzio Angela Zerga, insomma, inizialmente ha avuto le sue belle difficoltà. Poi com'è andata? Diciamo che è andata molto bene. Il nostro modello organizzativo per obiettivi. Scusate. È andata molto bene perché il nostro modello organizzativo per obiettivi da parte di tutto il personale ha funzionato molto molto bene. Abbiamo anche poi avuto anche già una rete informatica già realizzata da tempo e che ci ha permesso appunto di essere collegati tra tutte le varie sedi operative e anche le singole persone. Allora innanzitutto si guardava un po' alla situazione della pandemia guardando un po' il telegiornale su quello che accadeva un po' anche in Cina. Al tempo stesso però nel momento in cui si è verificata la situazione di Roma del 31 gennaio 2020 con le due persone di origine cinese ricoverate allo Spallanzani, abbiamo cercato un po' anche noi al nostro interno di trovare un po' delle disposizioni. Innanzitutto quello di non consentire alle persone che avevano una temperatura superiore ai 37, proprio perché il periodo è un po' quello dei raffreddamenti, di non venire in ufficio. Potevano lavorare da casa e soprattutto facendo molta attenzione anche ai loro familiari conviventi. Solitamente i nostri viaggi, perché comunque si facevano dei viaggi anche soprattutto verso Roma, in quel periodo c'erano degli incontri dell'ambito istituzionale, ma al tempo stesso anche quelli con i vari ministeri. Noi abbiamo in gestione due dighe, quindi con l'ufficio dighe di Milano e di Roma era facilmente
ogni spesso ogni tanto si andava anche per fare, per avere dei confronti, così come anche era il momento di poter fare delle, di, diciamo, delle prime valutazioni sulle rendicontazioni dei progetti che avevamo ottenuto come finanziamento. E quindi noi abitualmente non abbiamo mai fatto viaggi in business, abbiamo iniziato a farli. In più poi, precauzionalmente, abbiamo iniziato ad acquistare quelli che erano poi i primi dispositivi, che poi di fatto sono stati anche quelli che poi la chiave di volta. Quindi alcol, io lo porto sempre con me, giusto per fare un esempio, candeggina, guanti, mascherine, FPP2, che tra l'altro era già in uso ai nostri operai per fare determinate lavorazioni. Abbiamo cercato un po' di acquistare queste cose. Il problema vero nasce poi in realtà con Codogno, il 20 febbraio. Noi siamo a 12 chilometri da Codogno. Codogno si trova nella provincia di Lodi, però c'è una mobilità attiva tra i due territori, un po' per studio, lavoro, svago, ma anche necessità. E in questo caso si è cercato di mettere in piedi un'ulteriore, ulteriore disposizione interne, andando un po' a vista, ma usando anche molto il buon senso di quello che poteva essere, perché se è una pandemia vuol dire vera, vuol dire anche avere, iniziare a ragionare su un certo forma di isolamento, quindi fare in modo che non entri. Quindi abbiamo fatto con il nostro RSPP un aggiornamento del DVR per rischio biologico. Tutte le persone che provenivano sia prima dal territorio, dalla provincia di Lodi, ma poi Cremona e Pavia, perché poi sono iniziate a verificare anche a rendere noto anche di queste zone, le abbiamo lasciate a casa in smart working, indipendentemente dalle condizioni sindacali da CCNL, però questa è stata molto una scelta ragionata anche con tutto il personale interno. Sui distretti operativi, vide i nostri operai, un po' era anche il periodo che stavano concludendo anche le loro periodo di ferie, però abbiamo cercato di adottare un po' la regola di dire venite al lavoro già vestiti con le tute del consorzio, portatevi la schiscetta, perché questi locali, spogliatoie e mense vengono chiusi. Abbiamo anche nel caso degli operai controllato la temperatura nei distretti operativi mettendo dei termometri digitali acquistati in fretta e furia in farmacia, ma soprattutto abbiamo dato l'organizzazione in bolla degli operai in modo tale che non ci fossero delle sovrapposizioni, arrivavano a orari differenziati, al tempo stesso lavoravano in piccole squadre, chi lavorava al mattino non lavorava al pomeriggio, viceversa, facevamo in modo di non incontrarsi, quindi a piccoli piccolissimi gruppi. Il nostro punto di ricevimento col pubblico l'abbiamo chiuso, si riceveva solo su appuntamento e soprattutto iniziando a dialogare molto con mail, potenziando anche il call center. Poi delle altre disposizioni che sono state messe in campo per più di pulizia, di acquisto mascherine chirurgiche anche in collaborazione con le altre associazioni del territorio. Stavamo facendo in quel momento un rinnovo del parco tecnologico e in quel caso abbiamo adottato la scelta, anziché usare una postazione fissa, quella dei portatili, la dock station, in modo tale che aveva la doppia flessibilità di poter soddisfare entrambe le situazioni. Quello che abbiamo messo in campo, che è stato un po' anche la nostra, tra virgolette, un po' fortuna, è stata anche quella di che in caso di malattia dei dipendenti e dei loro conviventi potevano entrare in consorzio solo dopo aver passato 15 giorni. Quindi c'è stato un po' anche un dialogo anche con la medicina territoriale per evitare appunto di trovarceli con situazioni che potenzialmente potevano essere di pericolo, proprio perché si viaggiava a vista in quel momento. Poi si peggiora ancora ulteriormente la situazione nell'Odigiano, quindi che diventa zona rossa, ma Piacenza non lo è mai stata in quel momento e quindi ulteriore attenzione. Arriviamo poi a quello che è il lockdown nazionale, dove abbiamo introdotto quello che è lo smart working ufficiale, quello garantito appunto anche dalla normativa vigente. Abbiamo iniziato a fare delle sanificazioni, prima con l'acqua ossigenata attraverso società certificate in tutte le sedi, mezzi d'opera e automezzi. Abbiamo fatto in modo di avere tutte le attività, sono state fatte indipendentemente a pianura montagna, ma con anche il supporto attivo della prefettura e delle prefetture, in cui mandavamo delle comunicazioni puntuali sul singolo cantiere, sulla singola necessità di fornitura, in modo tale da avere anche la possibilità di poter continuare nelle nostre attività. Aggiornato il DVR assieme in collaborazione con un infettivologo per definire quello che poi è diventato il nostro protocollo operativo per tutte quante le attività.
E infine poi, vabbè, visto anche quello che si era dilagato un po' sul territorio, abbiamo partecipato a delle campagne di screening, sia inizialmente volute dal comune di Piacenza, dal territorio piacentino, ma poi successivamente anche un po' più estese. Le ulteriori disposizioni che noi abbiamo mantenuto per tutto il 2020, che sono ancora in essere, sono lo smart working, anche se, devo essere sincera, un po' meno lo stiamo utilizzando, qualche giorno al mese, differenziato un po' anche magari un po' di rotazione, ma non proprio così estrema. Adesso oramai siamo tornati, diciamo da giugno dell'anno scorso, siamo quasi tutti buona parte in presenza. Questo anche il fatto che abbiamo comunque anche acquistato degli apparecchiature per sanificare ad ozono. Tutte le sere tutte le nostre sedi e sedi operative vengono sanificate con gli stessi strumenti, c'è anche la possibilità, lo facciamo anche sui mezzi d'opera. In più sulle nuove assunzioni richiediamo il tampone molecolare e anche per quei dipendenti, inizialmente con quei dipendenti che avevano quei sintomi che non si era ben chiaro se potevano entrare o non entrare. Comunque abbiamo cercato di fare una barriera, una cortina. Come dicevo, il nostro modello organizzativo è quello appunto di essere per obiettivi, grazie anche supportato da una rete infrastruttura tecnologica che già era attiva. C'è stata una forte responsabilità da parte di tutti i dipendenti e collaboratori che hanno consentito anche di fare quei tracciamenti utili per evitare appunto di portare in casa il problema. Tutte le attività sono state fatte e abbiamo utilizzato per i nostri incontri la piattaforma, ovviamente la piattaforma di videoconferenza. Il mio collega è Pierangelo Carbone, che è collegato da remoto. Tutti i consorzi, partendo da Parma, che come Piacenza ha vissuto di lì a pochi giorni, perché se avete visto la data, il 23 di febbraio, insomma, non tutti ancora sapevano quello che era lo scenario che si andava delineando, il modello operativo per continuare a lavorare in quel modo, in quei tempi, con che procedure che poi sono state estese a tutti, non solo ai consorzi di bonifica del resto della regione, ma a tutto il paese e a tutte le attività. Quindi arrivarci prima, naturalmente era importante spiegare come ci si è arrivati. Io poi quando vedo la foto e c'è Fausto Zermani, a me insomma la cosa colpisce sempre, quindi voglio fare un applauso. È stato un anno non facile per quello, certo. Difficile, che poi ovviamente la notizia più terribile è quella della perdita del suo presidente. Allora, abbiamo 5 minuti utilizzando il mezzo direttamente da casa e poi andando direttamente a fare direzione lavori, sopralluoghi direttamente, immediatamente, quindi. E hanno poi portato avanti anche tantissimi progetti che sono quelli del PSR, che sono stati tutti fatti, i progetti esecutivi nel 31 progetti, oltre alle attività ordinarie, e si sono conclusi anche una coda che era rimasta un po' piccola, però comunque c'era anche la coda del 2019. Queste sono un po' più che altro foto. Che una cosa che abbiamo fatto insieme ai comuni è stata quella di siglare una sorta di protocollo di intesa, in cui una collaborazione bionivoca tra le parti, loro ci danno una mano nella stesura del sale sui 126 chilometri di strade di bonifica e magari ci danno anche se stanno facendo anche delle piccole attività di pulizia delle cunette, al tempo stesso invece noi garantiamo loro di fare una serie di attività che sono congiunte nelle vicinanze delle strade di bonifica. Ci sono dei pezzi che sono un po' interrotti, c'è una strada di bonifica, poi c'è un'interruzione di quella comunale, poi si riprende ancora una strada che è del comune e di conseguenza abbiamo creato queste collaborazioni con tutti i comuni montani. Grazie Angela, grazie a voi. Se vedete, dicevamo come è cambiato anche l'approccio, come le ripercussioni dei cambiamenti hanno portato gli enti a non a verificarsi reciprocamente, che era il senso iniziale di questa conferenza della montagna, ma ad aiutarsi e naturalmente a cercare di affrontare queste criticità nel modo più utile possibile. Allora, abbiamo tre esempi di comuni, io ormai anch'io sono anziano, quindi Amilcare Bodria, sindaco di Tizzano, che siede con la sua sedia di sindaco sulla frana più grande d'Europa, quindi vediamo in che situazione è, Barbara Panzacchi di Monghidoro e Daniele Valbonesi di Santa Sofia. Sono le 12, alle 12:15, quindi 5 minuti a testa prima degli interventi finali. Allora, Amilcare Bodria, ci sei Amilcare, tra l'altro Amilcare è stato direttore di un consorzio di bonifica per tutta la sua carriera professionale, quindi insomma può vedere alla doppia prospettiva. Buongiorno Amilcare.
Buongiorno, mi sentite? Mi sentiamo bene, forte e chiaro, vai. Perfetto. Intanto ringrazio il Presidente Pasini per questo invito, ringrazio e saluto tutti i partecipanti, in particolare l'assessore dottor Ferretti e il dottor l'ingegner Ferretti, dal quale parto con alcune considerazioni. La prima è quella dei rapporti che si sono instaurati, rapporti diversi rispetto al periodo in cui facevo il direttore del consorzio io, tra regione e consorzio. Penso che oggi ci sia maggiore collaborazione rispetto al passato e una maggiore integrazione. Quindi questo penso che sia uno dei dati più significativi e più positivi dall'insediamento dello stesso ingegner Ferretti, a cui faceva riferimento all'inizio del suo intervento. Da sindaco di Montagne però devo dire che pur essendo il consorzio di bonifica un ente di diritto pubblico, fortunatamente è organizzato con un'azienda di tipo privatistico e quindi nella sua organizzazione sta molto attenti a quelle che sono le spese e quelli che sono gli utili. E in questo senso, secondo me, così come sono organizzati oggi i consorzi, si rischia di penalizzare le aree più deboli. Faccio un esempio molto, molto calzante. Siccome sono stato direttore, per esempio, dell'organizzazione agricola a cui fanno riferimento poi nella gestione dei consorzi, ci tengono molto a contenere i costi della contribuenza. Quindi se io faccio un'attività che importa degli utili come consorzio, sicuramente avrò dei benefici diretti anche per gli agricoltori che operano sul mio territorio. Oggi come oggi, quindi questi utili è molto più facile ricercarli nelle zone montane e nelle zone pianure rispetto a quelle di montagna. Per questo io ritengo che sarebbe forse meglio organizzare, come in parte già organizzato il consorzio dell'Emilia centrale, prevedendo anche una sede distaccata in zona montana per quanto riguarda i consorzi, e in particolare vedrei molto bene un dirigente dedicato all'area collinare montana. Questo consentirebbe all'interno dello stesso consorzio di avere dei riferimenti più certi da parte delle pubbliche amministrazioni. E quello che occorre sicuramente fare è che rispetto a quello che è avvenuto con i servizi tecnici, i consorzi di bonifica si sono naturalmente potenziati rispetto al passato. Si sono naturalmente hanno assunto più persone, hanno aggiunto professionalità adeguate alla propria organizzazione. Però penso che questo rafforzamento sia stato concentrato molto in pianure e proprio in montagna. Da noi ci sono 29, io sto parlando del consorzio di Palma, che è quello che agisce nella maggior parte dei comuni della nostra provincia, ci sono oggi 8 o 9 persone che operano in territorio montano e non ci sono le figure che possono garantire quel supporto tecnico che riusciamo invece a convenzionare con il consorzio di Reggio. Noi dal consorzio di Reggio Emilia abbiamo avuto un notevole contributo nella realizzazione di interventi di carattere idrogeologico, difficoltà che invece riscontriamo con il consorzio di Parma. Io penso che quanto avviene un consorzio reggiano debba essere diffuso un po' su tutto il territorio e si debba arrivare ad una convenzione, al consolidamento di queste convenzioni, perché anche da parte della regione, in territori particolarmente disastrati come sono i nostri, non sempre si riesce ad arrivare a progettare in tempi congrui. Uno degli aspetti più positivi è sicuramente il rispetto dei tempi nella realizzazione degli interventi, come è sottolineato da chi è intervenuto prima di me. Voglio sottolineare come, per quanto riguarda il mio territorio, per quanto riguarda la mia provincia, che fra le 15 estate a livello provinciale, ci sia un forte ritardo nella realizzazione degli interventi, proprio perché mancano le strutture per la progettazione sia a livello regionale che a livello di consorzi di bonifica.
L'altra cosa che suggerisco è che occorrerebbe anche una maggiore collaborazione in campo ambientale fra consorzi e unioni, sia per quanto riguarda la realizzazione di progetti LIFE e una maggiore collaborazione anche per quanto riguarda la programmazione degli interventi sul territorio, sulle basi anche di conoscenze specifiche che questi consorzi hanno e che possono dare sicuramente un contributo ad organizzazioni come l'Unione, dove la carenza di personale è sicuramente uno dei dati. Se non mi sentite, dopo parli da solo. No, abbiamo fatto 7 minuti, non 5. Ti ringrazio, se hai capito bene quello che volevi dire. No, più che altro, ecco, sui fondi, sai, c'è un'ondata di fondi che arrivano, se poi i consorzi devono assumere, credo, 50 persone ogni volta che arrivano i fondi, si ingessano anche loro, quindi insomma, stare attenti anche secondo me, poi non è il mio mestiere, per l'amor di Dio, però effettivamente insomma anche le assunzioni dopo hanno un valore pluriennale da mantenere. Grazie, comunque abbiamo capito quello che ha detto Bodria, naturalmente i casi specifici poi si affrontano in separate sedi. E proseguiamo con la seconda esperienza, cioè con Barbara Panzacchi, sindaco di Monghidoro. Prego, Panzacchi in collegamento. Sì, ci sono, grazie. Buongiorno a tutti e grazie a Pasini per l'invito. Saluto l'assessore Lori, l'assessore Priolo, e non so se c'è ancora l'assessore Manni e tutti gli organizzatori di questo convegno molto interessante. Allora, io parlo sulla funzione di sindaco di un comune montano, piccolo ma fragile, bellissimo ma fragile, sia come presidente di un'unione in gran parte montana, che è quella Savina Idice. Io direi che esprimo grande soddisfazione per quella che è stata l'attuazione della legge regionale 7 in questi anni, perché ha consentito senz'altro una pianificazione e una programmazione delle opere più strategica, diciamo, che è riuscita ad intervenire anche su interventi di prevenzione, oltre che su quelli in emergenza. E sappiamo bene quanto sia fondamentale che si intervenga sulla prevenzione più che poi in emergenza, anche perché i costi sono notevolmente inferiori se si agisce in prevenzione piuttosto che agire quando purtroppo i fenomeni si verificano. Io vi assicuro che in questi anni, anche in forza del cambiamento climatico che ha influito notevolmente sui fenomeni che si sono manifestati sui nostri territori, e sul mio in particolare, io ho registrato decine e decine di eventi franosi che sono stati, diciamo così, ripristinati anche con celerità solo e unicamente grazie alla grande sinergia attuata certamente con il Consorzio della Bonifica Renana, che è quello di competenza territoriale, ma anche, devo dire, con la Regione Emilia-Romagna, che è sempre stata presente e attiva nell'aiutarci a sistemare delle situazioni che a volte hanno comportato anche l'evacuazione di persone dalle case, insomma situazioni veramente molto molto difficoltose per la vivibilità in un territorio che, appunto, come tutti sappiamo, è estremamente, diciamo così, ha dei risvolti estremamente positivi e delle grandi positività, ma anche delle criticità notevoli. Quindi devo dire che il fatto di riuscire a programmare degli interventi ci ha sicuramente agevolato in questi anni, tanto che il Consorzio della Bonifica Renana dal 2013 al 2020 ha realizzato 1100 sopralluoghi tecnici e 500 opere che sono state concluse in questi anni con un investimento di circa 5 milioni di euro l'anno. E oltre a quelli che sono stati gli incontri prodromici alla realizzazione della programmazione triennale delle opere del Fondo Montagna, il contatto e il collegamento con la bonifica è per noi sempre stato costante durante tutto il periodo dell'anno, quindi si è creata veramente una grande sinergia. E devo anche evidenziare che dal 2019 in poi 8 comuni del comprensorio montano hanno individuato nella bonifica renana il soggetto attuatore di interventi di prevenzione del dissesto finanziati ai comuni dalla protezione civile regionale. Quindi la bonifica è stata anche vista come soggetto attuatore, visto che sappiamo anche quali sono le complessità per i comuni di appaltare le opere in tempi diciamo così brevi. Quindi il fatto di poter contare sulla bonifica anche per proprio diciamo così gestire i fondi regionali e attuare le opere è stato un grande aiuto davvero.
oltre al fatto che appunto, quantomeno anche a Monghidoro, sono intervenuti anche in emergenza rispetto ad alcune situazioni che si sono create e non c'erano fondi, diciamo così, derivati da altri enti e la bonifica ha provveduto direttamente alla sistemazione. Quindi devo dire un bilancio assolutamente positivo, che rileva grande sinergia tra il consorzio e gli enti territoriali, ma anche tra gli enti territoriali tra di loro. Vi devo dire che se non fosse stato per questa sinergia e collaborazione, il mio territorio adesso sarebbe con parecchie strade che non si riuscirebbero più a percorrere. Quindi ringrazio veramente tutti i soggetti che sono intervenuti in questi anni. Adesso in questi ultimi anni c'è l'assessore regionale Lori, che è sempre particolarmente attenta alla situazione della montagna, ma devo dire anche l'assessore Priolo, con la quale ho avuto necessità di conferire in questo periodo per sempre fenomeni di dissesto, è stata molto presente e molto attiva e collaborativa, ottenendo risultati proficui. Quindi credo che bisogna andare assolutamente in questa direzione. Grazie a Barbara Panzacchi, grazie del suo contributo. Avevo ancora tante cose da dire, ma Sindaco, non mi sono di Monghidoro, faremo un bel convegno sugli interventi a Monghidoro. E volevo solo terminare con la cosa a cui tengo molto, se posso, su un secondo, dicendo che a mio parere è molto importante quello che è stato detto all'interno di questo convegno, cioè il contributo fattivo che devono dare le aziende agricole rispetto al presidio del territorio. Credo che sia fondamentale, perché il personale comunale per fare manutenzione del territorio non c'è più, non ci sono più le squadre di cantonieri come una volta che lo facevano, per cui credo che puntare molto sugli investimenti del PSR e attuare interventi con le aziende agricole sia fondamentale. Grazie e scusate se ho rubato troppo tempo. Grazie. Coinvolgendo gli agricoltori, perché altrimenti se devono fare lavoro nei campi poi fare anche lavoro in manutenzione diventa un po' complicato. No, però l'abbiamo ribadito già, assessore, proprio in apertura questo ruolo. In presenza, meno male, che bello. Daniele Valbonesi, sindaco di Santa Sofia. 5 minuti anche per lei. Grazie, buongiorno, cerco di andare veloce visti i tempi. Intanto sono sindaco di un comune montano di 4.200 abitanti nell'Appennino Forlivese e di 150 km quadrati, tanto per cercare di farvi capire il contesto, dove si trova la diga di Ridracoli e il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Faccio una brevissima premessa legata alle politiche montane, che possono essere in questa fase davanti a una svolta dopo decenni che hanno visto un declino inesorabile dal punto di vista economico, sociale e demografico. Oggi ci sono nuove sensibilità politiche anche legate al Covid. Per questo è necessaria un'azione politica che sinceramente vedo nella regione Emilia-Romagna, non a caso proprio con la seconda giunta Bonaccini. C'è un assessorato alla montagna, questo è un segnale importante, che vedo meno in quella statale, governativa, parlamentare, ma che con il PNRR potrebbe sicuramente dare una svolta, qualora si capisse, però tenendo conto delle debolezze degli enti locali montani, prima di tutto la sua scarsa capacità di progettazione. Sono felice di essere qui a questa conferenza sulla bonifica montana, portare il mio contributo ad ascoltare i contributi degli altri. Non a caso nel 2014, quando divenni sindaco, il primo intervento da sindaco fu proprio l'inaugurazione di una strada consorziale gestita dal consorzio di bonifica attraverso fondi europei. Il rapporto locale è buono, è ottimo e tutto questo, le difficoltà che c'erano soprattutto prima del 2013, appunto, si sono risolte in parte con quel protocollo d'intesa del 2013 tra Regione, UNCEM e ANBI, che ha consentito di applicare al meglio quell'articolo 3 della contribuenza montana. Da allora le cose sono migliorate, la programmazione annuale è la dimostrazione precisa dell'utilizzo delle contribuzioni montane sul territorio
e delle sue quantità ha visto forze e stimoli nuovi anche, mi sento di dire, per il personale dei consorzi. Di questo ringrazio il presidente dell'UNCEM, Giovanni Battista Pasini, che anche allora fece da presidente di UNCEM, si impegnò in questo. Per meglio far comprendere le attività sul territorio faccio alcuni esempi. Intanto un'importante misura si esprime annualmente attraverso una convenzione per la manutenzione delle strade vicinali del nostro comprensorio. Di fatto, come sapete, come tutti i territori montani, un territorio con tante problematiche, in parte semi-abbandonato dalla presenza dell'uomo, che tende da solo ad accelerare la sua naturale tendenza al dissesto. Quindi tramite queste convenzioni oggi ci sono investimenti di 25.000 euro, 90.000 a carico del consorzio, il 10% a carico del comune, che riprendono risorse date dai cittadini. Altra fonte di finanziamento attualmente in essere con il consorzio è quella relativa ai bandi di sviluppo rurale, il PSR. Si tratta di progetti volti alla prevenzione dei danni da fenomeni franosi che proprio in questi anni con la misura 5101 ha portato sul territorio romagnolo montano circa 3 milioni di euro, di cui 640.000 nel comune di cui sono sindaco. È un risultato importante, anche innovativo, che credo vada riproposto. Altra attività, okay. Forse la più importante che ci riguarda è quella dei consorzi stradali, di cui il consorzio di bonifica Romagna ha fatto da ufficio tecnico 17 strade consorziali proprio all'interno del mio comune. E concludo con una proposta salutando gli assessori Lori, Priolo e Mammi, e lo diceva il direttore Ferrecchi all'inizio. Le risorse sono tante, diciamo che il contributo pubblico della Regione Emilia-Romagna per territori come vasti c'è, ma la proposta che faccio, come si deve fare, è quella possibilmente di aumentarla negli anni, perché credo che i numeri riportati qui oggi dimostrano che vengono spesi bene e in modo veloce e quindi meritano un impegno maggiore. Grazie. Grazie a Balbonesi. Sì, no, non ho mai sentito un sindaco che ne volesse meno, sinceramente. Quindi. Pasini, le condizioni di vita e di lavoro sono migliorate in questi anni grazie a questi interventi? UNCEM. Intanto buongiorno a tutti, ma la risposta è sì parzialmente e la argomenterò dopo. Ma nelle considerazioni iniziali parto dalla parte iniziale che ha fatto l'ingegnere Ferrecchi. Le tensioni che ricordiamo c'erano, credo, nella prima conferenza di questo tipo che facemmo in attuazione del protocollo d'intesa. Quella tensione che c'era allora non è perché fossimo nemici allora, ma perché c'erano dei problemi. È evidente che se oggi, ma anche l'anno scorso, negli ultimi due o tre anni, la situazione è ben diversa, c'è questa armonia, c'è perché ovviamente sono cambiati decisamente quello che è il quadro e il contesto delle problematiche che c'erano. I risultati che sono stati presentati adesso, che sostanzialmente sono quelli che portano all'81,3% delle risorse che vengono pagate dalla contribuenza, quindi cittadini, proprietari di terreni e abitazioni in montagna, che vengono utilizzate per l'81,3% per investimenti nuovi che si fanno in montagna. Ricordo che solo 5 anni fa eravamo poco più oltre al 60%, ricordo prima della legge 7 eravamo al 34% con dati che non erano omogenei di lettura come lo sono attualmente. Quindi vuol dire che è stato fatto un grande passo in avanti, era possibile, quelle volte anche critiche che io ho avanzato, quelle richieste, non critiche, erano possibili e credo che tutti insieme abbiamo ottenuto dei grandi risultati, li abbiamo ottenuti per il territorio, per la montagna, ma non solo, ma che riprenderò anche dopo. Quindi credo che sia questo un aspetto importante e l'obiettivo del protocollo era proprio quello, di porci l'obiettivo anno per anno di verificare lo stato d'avanzamento di quel protocollo, di quegli impegni, di quegli obiettivi della legge 7, che ha dato un grande impulso a tutto questo. E che quindi credo dobbiamo trovare tutti quanti una soddisfazione. Non so, Ghetti, se dobbiamo cambiare nome a questo, però credo che avere momenti di confronto
per fare il punto sull'andamento annuale della situazione e nel contesto più generale della problematica difesa del suolo, perché di questo si tratta, credo che sia comunque un'occasione importante che dobbiamo assolutamente confermare, quindi un lavoro comune che facciamo gli enti locali della montagna, l'ANBI e la Regione, che svolge ovviamente un ruolo assolutamente importante. Sono migliorate le condizioni di vita? Certo, sono migliorate perché grazie anche a questi risultati le tensioni che c'erano nel passato, anche con comitati che erano nati, che chiedevano addirittura l'abolizione dei consorzi di bonifica, l'abolizione della contribuenza, non se ne sente più parlare. Quindi vuol dire che di fronte a questi risultati è aumentata naturalmente la credibilità dei consorzi, di questo nostro modo di operare, di tutti nei confronti della montagna, nei confronti che loro pagano, di coloro che pagano la contribuenza. Io da sindaco non mi capita più di ricevere gente che arriva con la bolletta dicendo: ma cosa mi fanno pagare? Non fanno niente per me, non trovo più nessuno. Beh, questo è un segnale importante che c'è. E l'aver investito, oltre ai 19 milioni di euro che vengono recepiti, oltre 16 milioni di euro, credo che sia un grande risultato, sapendo che questi non gravano minimamente sulla finanza pubblica e sono risorse certe che tutti gli anni possono essere investite. E il finanziamento continuativo, sistematico, programmatico più importante che abbiamo sicuramente a livello nazionale, ma anche a livello di questa regione. Quindi questo è sostanzialmente il contesto. Quindi le condizioni sicuramente sono migliorate. Grandi lavori sono stati fatti e si devono ancora fare. La condizione per garantire sicurezza in montagna, sul territorio, è la precondizione per garantire la gente che c'è, che ci rimanga, le attività presenti che vi siano, che sia garantita la stabilità delle infrastrutture, dei versanti, delle attività delle aziende, in primis quelle agricole. E anche qui un ringraziamento che voglio fare, qualcuno l'ha citato, mi pare, comunque è stato citato, che non era scontato. Questo lavoro che avete fatto come consorsi, circa la misura 5.101. Io mi ricordo che c'era un dubbio che mi fu posto, anzi, era più di un dubbio, anche una discussione, che ci fu con l'assessore Caselli allora, diceva: ma sei sicuro che in montagna siate in grado di spendere tutti quei soldi? Non è che possiamo questi spostarli in qualche altra misura? Dici: no, quei soldi si possono spendere, si devono spendere. È un grande merito, se sono stati spesi, o comunque sono in fase di attuazione, è perché i consorzi sono resi disponibili a fare la progettazione gratuitamente senza gravare sulle aziende agricole e presentare in tempi dovuti la progettazione. Quindi vedete, quando c'è una concertazione nel modo di agire, credo che i grandi risultati si possano ottenere. Parliamo di 24 milioni, comunque 20, ecco. Quindi, quindi per dire che le condizioni sicuramente sono migliorate, perché questa è la condizione per vivere in montagna. D'altronde però c'è un problema che non riguarda solo la montagna, non solo la vita in montagna, chi vi abita, chi ha attività economica e quant'altro. È un problema generale, quello della montagna. Io non condivido, e lo ridico anche stamattina, separare, tirare un filo fra montagna, collina e pianura. Il territorio è un tutt'uno che parte dal crinale fino ad arrivare al Po o al Reno, a seconda di dove va. E quindi deve essere visto con questa logica, in una logica veramente di programmazione. Deve essere visto. Fare interventi in montagna significa la precondizione per salvaguardare in parte anche la pianura. Poi è evidente che i cambiamenti climatici e eventi sempre più correnti, nessuno di noi ci può fare niente se non cambiando gli stili di vita, di produzione nel mondo. Ma intanto facciamo la nostra parte. Ora, io credo che qui dobbiamo recuperare un punto. Questa è ancora una lacuna che avverto, passare sostanzialmente dalla logica dell'emergenza, perché in questi anni, positivamente devo dire, e dobbiamo dare atto a questa regione che si è data da fare per ottenere sempre riconoscimento quando il territorio è stato colpito da calamità naturali. Però non dobbiamo sempre invocare, fra virgolette ovviamente, eventi climatici avversi per ottenere delle risorse. Dobbiamo anche pensare ad una programmazione degli interventi. E qui vorrei recuperare, che fosse recuperato, e mi rivolgo alla Regione, all'assessore, al direttore, quella che era ancora, che non è stata abolita, il concetto della legge 42. Quando furono superati i consorzi di bonifica montani e quelli dei bacini montani e quelli associati con quelli di pianura, c'era la logica del bacino idrografico che parte dal crinale fino alla valle. Questo voleva dire fare una programmazione sistematica e credo che questo sia un lavoro che dobbiamo recuperare in modo deciso perché questo può dare più efficacia anche agli interventi che stiamo facendo, ovviamente in una logica di programmazione.
Lo dico perché non ho avuto l'occasione di dirlo in occasione del convegno al quale ho partecipato il 10 giugno scorso a Parma, dove è stato presentato il piano contro le inondazioni. Ottima cosa, benissimo, convegno fatto molto bene. Ho sentito solo qualche vago cenno che mi pare abbia fatto la dottoressa Guida sul tema montagna. Allora, io lo dico perché se vogliamo anche qui in qualche modo mitigare, non in assoluto, quelli che sono i problemi che abbiamo anche recentemente constatato in pianura con le presentazioni, dobbiamo partire dalla montagna. Attraverso che dicevo prima, interventi programmati nei corsi d'acqua maggiori, nei fiumi, nei rii minori, nel reticolo idrografico minore, nella gestione del territorio, dei suoli. Molto, non lo riprendo, ma quello che ha detto prima Ruffini, è molto interessante, il modo di coltivare i terreni, fare in modo la gestione dei boschi, cioè mettere in atto tutte quelle azioni virtuose che possono, anche in presenza di eventi atmosferici di un certo tipo, possono ritardare i tempi di corrivazione dell'acqua che cade dal crinale e scende in pianura. Ecco, credo che dobbiamo mettere insieme un contesto complessivo che ci porti sostanzialmente a fare questi tipi di intervento. Quindi credo che anche le inondazioni che possono avvenire, che avvengono purtroppo anche in pianura, e noi abbiamo una parte della pianura che credo, dico sempre, quando mi capita, e in occasioni come queste abbiamo forse il sistema idraulico più vulnerabile d'Europa, dopo forse i Paesi Bassi e l'Olanda. Penso al Secchia, che conosco bene, il Panaro e quant'altro. Quindi dobbiamo avere un'attenzione complessiva di questo tipo. Quindi credo che occasioni come quelle di oggi siano anche per fare il punto su questo, a 360 gradi, condividere degli obiettivi e darci un passaggio, un punto ulteriore di avanzamento. Chiudo. Ho detto prima che non mettiamo limiti, Paolo, alla provvidenza. Siamo all'81,3% di quelle risorse destinate in montagna. La dottoressa Angela Zerga prima ha portato un esempio del 96%. Questo che lo vuol dire? Che volendo è possibile aumentare ulteriormente. Ma non perché voglio rivendicare una elargizione ulteriore alla montagna. Qualcuno potrebbe dire, ma tu Pasino sei incontentabile. Perché credo che difendere la montagna significa difendere anche la pianura. E questo credo che debba essere l'obiettivo ulteriore che ci diamo. Grazie. Grazie Pasini. Allora, proseguiamo e parliamo però comunque sempre di quello che è il reticolo idrografico e di quello che è il ruolo del bacino stesso, cioè non c'è un confine amministrativo, non c'è un muro fra l'uniformità del territorio e quelle che sono le ripercussioni che possono avere a valle e in pianura anche le gestioni virtuose della montagna, sempre più virtuose. Meuccio Berselli, segretario generale dell'autorità distrettuale del Po, è in collegamento, ci sei? Sì, ciao, mi sentite? Buongiorno a tutti. Si parlava di questo, Berselli, si parlava di questo anche in relazione a quello che è un dato che è emerso proprio negli ultimi giorni, cioè tutte quelle legname che abbiamo visto, no, nei servizi anche sulle reti nazionali in questi giorni non arriva solo, no, dalle golene, arriva anche dalla montagna, quindi una manutenzione insomma parte dall'alto. Sì, intanto grazie dell'invito, non sono riuscito a seguire tutti i lavori, mi scuso, però credo che sia una giornata importante anche confrontarsi su questi temi. Io non parlerò della performance dei consorzi di bonifica, ma credo che sia importante così dire qualcosa sulla diminuzione dei conflitti. I conflitti sono diminuiti perché i consorzi di bonifica sono stati capaci di spiegare con una maggior trasparenza il grande lavoro che stanno facendo sul territorio e hanno comunicato con, secondo me, dovizia di particolari come spendono e come investono le loro risorse. E investono le loro risorse in montagna anche e soprattutto su chi ci vive, su chi ci lavora. Mi riferisco alle aziende agricole. Come sanno alcuni di voi, quando nella mia precedente vita abbiamo realizzato anche alcuni progetti come la difesa attiva dell'Appennino, SOS Bonifica, che andavano proprio nella direzione di creare dei pilastri economici anche a sostegno della montagna investendo su quei territori. Oggi credo che
la montagna può avere anche una grande occasione. Il post-Covid e questo cambiamento climatico che ci crea delle estati infuocate in cui la vivibilità, la resilienza, oggi diciamo, dei territori di pianura diventano sempre più difficili, potrebbe essere una grande occasione di rilancio se siamo tutti bravi a creare i presupposti perché i territori di montagna possono diventare più ospitali e possono davvero avere, diciamo, un ritorno delle persone rispetto al passato in cui la montagna, ma anche la bassa pianura, erano considerati territori marginali e territori da cui tutti siamo scappati, siamo andati a abitare in periferie di città bruttissime. Dico questo perché la montagna, grazie alla manutenzione, grazie anche alle parole che diceva correttamente il Presidente Pasini, grazie alla manutenzione, grazie al fatto che si debba cominciare dal crinale appenninico a sistemare e a fare la manutenzione corretta, può far vivere e può creare un benessere migliore e una mitigazione di tutti gli effetti che ci possono essere in pianura. Il fluidato, le piante, il trasporto solido dei sedimenti, ma anche gli inquinanti come la microplastica e la macroplastica. Ecco che allora tutte le attività che possono essere messe in campo in montagna possono davvero creare una ripartenza, creare una ripartenza importante per i territori. Io ho amici che abitano in città, che hanno cominciato a investire e a comprare alcune case, anche a prezzi fino adesso piuttosto bassi in montagna, perché noi consideriamo che in montagna, vivere in montagna sia comunque un costo maggiore, perché durante l'inverno bisogna scaldarsi di più e perché comunque non c'è una infrastruttura come quella della città e quindi bisogna spostarsi molto di più per avere i servizi. Credo che la politica possa oggi muoversi con un orizzonte diverso e creando dei progetti anche pilota come quello che abbiamo tentato noi di fare insieme con Barbara Lori, insieme con la Regione per Berceto, creare le condizioni per cui questi territori possano vivere di modelli di investimento che oggi forse non sono facilmente raggiungibili dal punto di vista economico, ma possono davvero diventare qualità di vita più alta. Ecco che allora investire sulla montagna significa, per me che faccio un lavoro che significa distretto del fiume Po, anche avere meno problemi dal punto di vista delle alluvioni e dei dissesti in pianura. Ricordo che la mancanza di manutenzione o comunque la mancanza dell'uomo, la mancanza del presidio, la mancanza della sentinella in montagna ha creato tutti quei disagi che tu dicevi, perché se i ri demaniali, se i ri privati, se i terreni, i suoli non sono curati a dovere, questi costituiscono un grande problema, un grave problema per i territori di pianura, perché non sono solo le portate dei fiumi, ma è anche quello che c'è all'interno di queste portate, come legname, come anche altri materiali. Ecco che secondo me il ruolo che il consorzio di bonifica, il nuovo ruolo che il consorzio di bonifica si sta, diciamo, cucendo come un vestito, come un sarto, è molto importante. Da una parte una visione anche ambientale di fitodepurazione nei canali di pianura che migliorano la qualità del corpo idrico e una maggior manutenzione, maggior attenzione al dissesto e alla viabilità nei territori di montagna, ripeto e sottolineo, investendo non solo sul consorzio stesso, ma anche sulle aziende agricole che stanno vivendo e che vivono nel territorio di montagna. Ecco, con l'auspicio, un po' come diceva Pasini, che la contribuenza possa servire per migliorare questa manutenzione e per creare una qualità di vita maggiore in montagna, io credo che in futuro la montagna possa vivere un successo maggiore rispetto al passato, proprio perché il post-Covid e questa, diciamo, questa estate infuocata possono consentire una rigenerazione e una riqualificazione, anche investendo sul nuovo concetto di arboricoltura che può creare davvero una riforestazione corretta e dare anche un'impronta ecologica, ma anche un futuro alla montagna stessa. Grazie dell'invito e seguirò fino alla fine i lavori. Grazie Berselli.
Presidente Francesco Vincenzi, grazie a voi. È il tuo turno. Bene, grazie a tutti, grazie Assessore, grazie anche ai tuoi colleghi che sono collegati per insomma, l'organizzazione, sempre la condivisione di questo momento. Ringrazio anche Pasini perché credo che proprio da uno stimolo che qualche anno fa, giusto interpretato anche magari in modo, in modo molto, molto diretto e esplicito, però credo che abbia portato ai risultati che questa mattina, che comunque già da parecchio tempo, stiamo analizzando e li stiamo guardando. Un risultato che non era assolutamente scontato, perché le sfide erano tante, la riforma che è stata fatta è stata una riforma, diciamo così, azzeccata da tutti i punti di vista, e come sapete, quando si fanno delle scelte, molto spesso si accontenta di azzeccarsi il 50%. Io credo che la riforma del 2010 invece sui consorzi di bonifica sia stata una risposta positiva ben oltre il 50%, anche andando a interpretare quelle che erano le esigenze dei territori, le esigenze dei consorziati e diversi mondi che beneficiano del ruolo e del lavoro dei consorzi di bonifica, anche esaltando quei valori di sussidiarietà che credo che siano il vero valore aggiunto che noi come mondo dei consorzi di bonifica, ma che oggi la politica stessa attraverso la Regione ci sta mettendo in campo, perché credo che con l'aiuto di tutti e la condivisione di tutti si riescono a raggiungere degli obiettivi, dei multi obiettivi molto migliori rispetto a quelli che se ognuno di noi facesse il suo pezzettino e magari si dimenticasse di quello che devono fare gli altri. Ecco, i dati sono confortanti, sono d'accordo che Pasini è insaziabile, però i dati sono confortanti. È chiaro che la sfida del miglioramento è sempre una sfida che innanzitutto è anche da stimolo per noi come strutture di metterci in gioco e cercare appunto attraverso il miglioramento di dare maggiore soddisfazione ai territori, che poi alla fine è una maggiore soddisfazione anche degli enti che noi presidenti rappresentiamo, perché fa poi piacere, perché rispetto al buon risultato della legge e del protocollo d'intesa devo dirti che il più bel risultato che abbiamo avuto come enti è quello del riconoscimento del ruolo da parte dei cittadini e dei contribuenti in quei territori, perché non dimentichiamo che mi raccontano storie che quando magari io non ero ancora nato, che dovevano togliere gli adesivi dalla macchina altrimenti gli tagliavano le gomme, cosa che oggi invece ci accolgono con grande soddisfazione, in particolare tutti quegli agricoltori, tutti quei contribuenti che vivono su quel territorio, che ne sentivano la necessità di qualcuno che desse delle risposte su due temi così importanti e che non potevamo neanche pensare di lasciare esclusivamente al singolo imprenditore o al comune stesso, perché sono temi che, come ha ricordato Pasini, come ha ricordato Meuccio Berselli, o li affrontiamo in termini di bacino idrografico e allora hanno una logica, altrimenti rischiamo che, rimanendo chiusi nel recinto del confine amministrativo, rischiamo che questi interventi e qualsiasi scelta che andiamo a fare non abbiano lo stesso beneficio. L'altra sfida che credo che sia stata in parte vinta e che comunque è ancora da percorrere è quella di passare dal concetto dell'emergenza al concetto della prevenzione. Perché qua mi aggancio su una proposta che poi, la prima proposta che faccio per andare avanti oltre il protocollo. Noi stiamo facendo tantissimi interventi, però mi voglio che sia chiaro a tutti, sono interventi che sono tutti quasi urgenti e quasi in emergenza. Se noi continuiamo solo su questo e ci dimentichiamo della manutenzione, che quegli interventi lì che stiamo facendo oggi non viene fatta perché siamo impegnati a rincorrere a un gap infrastrutturale ormai di 25-30 anni, rischiamo che quando abbiamo finito il primo giro dobbiamo ripartire da capo con quelli che stiamo facendo. Allora io credo che su questo tema, Pasini, dobbiamo metterci d'accordo che una parte delle risorse nostre, e qui naturalmente invito anche la Regione per quello che potrà fare, di incrementare un po' di risorse per fare quella manutenzione di quelle opere che oggi sono ripristinate, sono nuove, ma che se non manutentiamo, come parallelamente facciamo nei territori in pianura, cioè la pianura regge, tra parentesi, regge perché non capiamo tutte le criticità, sappiamo tutte le criticità della pianura, ma perché sfalciamo i fossi tre volte all'anno, ma perché facciamo degli espurghi, ma perché aggiorniamo gli impianti idrovori, e la stessa cosa deve essere fatta in quel territorio montano, altrimenti rischiamo che quando abbiamo iniziato e finito il primo giro dobbiamo ripartire da capo con ancora ulteriori e maggiori danni. L'altra sfida è la programmazione. Io condivido in parte quello, si dice così, no? Politicamente corretto, condivido in parte quello che ha detto il sindaco di Tizzano, perché io non credo che noi dobbiamo attrezzare delle strutture, ingessare delle strutture per dare delle risposte temporanee a un blocco di finanziamenti così elevati. Io credo che dobbiamo aumentare la programmazione,
Allora, se oggi facciamo una programmazione biennale, noi dobbiamo pensare quante sono le risorse che avremo a disposizione nei prossimi anni e iniziare un piano di programmazione che veda un po' più in là dei due anni. Allora, in questo modo riusciamo a fare con le strutture che abbiamo. Ragazzi, oggi a ingessare le strutture è roba da ridere, eh? Io a bloccare il bilancio e quindi la capacità di spesa dei consorzi, se voglio ve lo faccio domattina, eh? Ma non abbiamo mica risolto il problema, non abbiamo dato delle risposte ai territori, eh? Allora, noi è chiaro che lo sprone e lo stimolo di essere pronti con la progettazione, bene, ma aumentiamo i tempi della programmazione, vedrete che i consorzi di bonifica, come hanno saputo fare in passato e lo stiamo facendo adesso rispetto anche a una mole di risorse mai vista nel nostro paese, riusciremo a dare, perché organizzando riusciamo a fare quello che, abbiamo sempre fatto. È chiaro che quando mi sento dire la capacità di spesa dei consorzi di bonifica è innata nel nostro DNA per la forma giuridica che abbiamo. La forma giuridica è un elemento che stiamo valutando e che stiamo valorizzando sempre di più. Ed è questo che il grande valore della sussidiarietà e del ruolo dei consorzi di bonifica deve essere sempre più appoggiato e valorizzato alle amministrazioni locali. Perché in questo modo, purtroppo, le pecche che l'ente pubblico ha, molte volte, senza essere il bancomat, attenzione, non mi voglio essere il bancomat del comune o di qualcuno che non fa, però io voglio essere sussidiario e parallelo a quello che non riesce a fare per la forma giuridica quell'ente, va bene, per andare a dare delle risposte, per andare a dare delle risposte ai territori. La sfida del PSR. La sfida del PSR è stata una sfida che magari qualche anno fa avevamo alcuni dubbi, ma credo che anche qua, mettendoci a disposizione, perché di questo si è trattato, i consorzi di bonifica si sono messi a disposizione della regione attraverso il piano di sviluppo rurale per dare delle risposte a quelle aziende agricole che devono essere tutelate, perché oggi stamattina ho sentito delle bellissime parole, ma le aziende agricole per rimanere in quei territori e per conservare il ruolo strategico che hanno, dobbiamo fare solo una roba, garantirgli il reddito per poter rimanere in quei territori. Se noi riusciamo a fare quello, non c'è bisogno di andargli a dire quello che devono fare, ma lo fanno perché è suo naturale, ce l'hanno nel DNA il comportamento virtuoso, perché loro vivono in quei territori, conoscono in quei territori, però abbiamo bisogno di fargli sentire vicini, che siamo tutti d'accordo, che il loro ruolo non è solo un ruolo produttivo, ma è un ruolo strategico, sociale, importante per quei territori. E lo facciamo aumentandogli e garantendo il reddito, anche mettendo in campo la legge d'orientamento che prevede che quelle aziende agricole che hanno e che possono avere la possibilità di contribuire a questi lavori, che ne beneficiano dal punto di vista imprenditoriale con i lavori che andiamo a fare. L'altra sfida in alcuni territori del nostro territorio, del nostro Appennino, credo che sia veramente quella di andargli a portare una risorsa idrica che sia sufficiente per anche accontentare lo sviluppo, per andare a creare quello sviluppo di quelle imprese che lo fanno. Oggi ho sentito parlare della misura dei laghetti, ho sentito parlare di tante belle cose, noi credo che su quello abbiamo bisogno di incrementare la capacità di invaso in quei territori, in primis per la produzione agricola di altissima qualità che esprimono, in particolare se penso alla Romagna, ma se penso a tutta una pedecolina. Noi abbiamo la fortuna a Modena, Reggio e Parma di avere Parmigiano Reggiano, che è un grande valore aggiunto, ma in quei territori dove hanno maggiori richieste di acqua perché producono delle orticole, credo che sia necessario che andiamo a infrastrutturare. Qua mi entro sulla quelle che saranno le decisioni future. Io non mi sostituirò mai al ruolo delle associazioni agricole, perché sono loro deputate a fare quello, decideranno loro quello che dovranno scegliere rispetto alla nuova programmazione del piano di sviluppo rurale, però credo che questa opportunità che stiamo cogliendo in questo momento, qualora loro ritengono necessario e strategico portarla avanti, noi diamo la piena disponibilità a continuare nel percorso che abbiamo fatto. Chiudo dicendo, mi aspettavo un po' di più dal paese rispetto a un territorio così bello come la montagna e in quantità così importante per il nostro paese rispetto al piano di resilienza. Noi per ancora una volta ci siamo dimenticati e ci stiamo dimenticando della montagna. Vuol dire che non abbiamo una visione di futuro per quei territori nel paese. Allora io credo che lo sforzo che le regioni, nella conferenza dello Stato delle Regioni e in tutti i ministeri competenti, sia quello di andare a riposizionare quei territori nel posto che meritano, perché non possiamo pensare
di gestire innanzitutto la sicurezza in pianura senza pensare alla montagna, ma che le regioni da sole affrontano un tema così ampio com'è la sicurezza idrogeologica in quei territori. Se noi non riposizioniamo, Pasini, possiamo fare tutti i convegni che volete, possiamo dire che la regione possa tirar fuori, ma da soli noi, e anche con solo la regione, non ci riusciamo. Il paese deve rimettere in una posizione strategica, e non me ne volere Irene, il Ministero dell'Ambiente deve fare il Ministero dell'Ambiente, va bene? Perché lo deve fare, altrimenti non capisco che cosa ci stiamo a fare, va bene? Deve riposizionare la montagna nel ruolo che si merita, perché sarà un'opportunità. Noi parliamo tanto di turismo lento, di turismo di prossimità, parliamo di tutta una serie di valorizzazioni. Quei territori sono quelli che sono storicamente evocati. È inutile che andiamo a pensare alla navigabilità di un nostro piccolo canale in pianura quando abbiamo sentieri da camminare in tutto il territorio montano che oggi non riusciamo a sfruttare in pieno perché magari gli manca la manutenzione, gli manca l'ultimo pezzettino, per essere fruibile. Allora, mettiamo in campo quello che riusciamo a mettere in campo, ma il paese li deve mettere al centro questi territori, con quella consapevolezza che diceva Pasini. Che se partiamo dalla montagna arriviamo sicuri in pianura e le stesse opportunità che diamo in pianura le riportiamo in montagna, molto probabilmente viviamo tutti meglio, tutti più sereni e anche credo con maggiori soddisfazioni sociali ed economiche per il nostro territorio. Grazie. Presidente, una cosa. Una domanda. Cittadinanza onoraria a Francesco. Cittadinanza onoraria di bassa, più bassa di che più comune? Bassa, più bassa che si può modellare. Del tuo comune? Montagna. No, una domanda per Vincenzi e che farò anche contrariamente a quello che avevo detto all'inizio all'assessore Priolo. Allora, in tutte le sedi, almeno quelle che mi capita di frequentare all'interno del distretto, sento parlare delle difficoltà di tempi nella pianificazione di quelli che sono oggi dei progetti che con quella che è la legislazione italiana difficilmente riusciranno a essere messi a terra, con tutte le volontà e la buona lena che tutti ci possono mettere. È preoccupante. È preoccupante, oltre che quello è soprattutto preoccupante lo sport che si sta praticando nel nostro paese, che è quello di attrezzarsi per dare la colpa al tuo vicino all'altro. Per non aver speso le risorse del PNRR. Perché questo lo stiamo vivendo, guardo la Monica Guida, guardo Ferrecchi, guardo Irene, no? Adesso ci stiamo attrezzando, va bene, per dar la colpa al nostro vicino, per dire che non siamo stati bravi a spendere le risorse. Io credo che l'Emilia abbia dimostrato con il terremoto e con tutte le altre emergenze che abbiamo avuto, che le cose si possono fare, va bene? La storia dei commissari in Emilia ha funzionato. Allora, questa è un'emergenza, viene data una risposta con una soluzione d'emergenza che è il piano nazionale di resilienza, bene, ci diano lo strumento, attraverso, io dico, il Presidente di Regione deve essere il commissario straordinario per quelle opere lì, per poter spendere in tempi brevi tutte queste risorse. Aggiungo di più, non è che ci dobbiamo sempre nascondere dietro alla legalità per non fare le cose, per non burocratizzare, si è fatto tutto alla luce del sole e in modo legale la ricostruzione del terremoto, Quindi possiamo anche fare l'RNPP con quel modello virtuoso che abbiamo messo in campo in questa regione. Io sono pienamente convinto di quello. Poi è chiaro che il nostro paese è lungo e stretto e non tutto uguale i comportamenti, non sono tutti uguali i territori. Però credo che se noi partiamo in conferenza Stato-Regione a raccontare quello che è stato il nostro modello, si possa. Oggi c'è una sensibilità rispetto alla voglia di spendere queste risorse. Grazie. Credo che, visto che il ruolo dei consorzi è quello appunto in questo momento anche di estremo impegno su questo tema, insomma, naturalmente è una realtà da condividere. Sai che mi hai fatto pensare che il tempo che tagliavano le gomme era un po' quello di Bodria, mi sembrava quello che si è lamentato, poi un po' andiamo un po' indietro. Certo, scusami, mica niente da nascondere la dichiarazione, uno risponde. Se no avrei dovuto far rispondere anche la Presidente Mantelli e il direttore Fabrizio Useri. Allora, Barbara Lori, credo. Barbara, buon assessore alla montagna. Barbara, sei in collegamento, credo, dall'inizio. Vero? Quasi dall'inizio. Ti sentiamo un po' malino, vediamo se riusciamo a aggiustare l'audio. Perfetto. E ti vediamo anche. Bene.
diceva di quelle che sono le interazioni fra gli enti a favore della prevenzione del territorio, ma soprattutto di quello che è l'impegno degli enti pubblici e dell'amministrazione nei confronti della montagna. Montagna che non è vista come compartimenti stagni probabilmente fino ad oggi, forse si tende a farlo ancora, le ripercussioni di quelle che è la manutenzione di monte poi influisce a valle. Il tuo assessorato come è impegnato in questo processo di integrazione e di valorizzazione? Allora Andrea, permettimi intanto, prima di rispondere alla tua sollecitazione, di portare un saluto e anche le scuse per non poter essere lì con voi questa mattina, una mattina sicuramente importante, e un ringraziamento per l'organizzazione di questa iniziativa, ma un ringraziamento che va soprattutto ad Ambi, alle bonifiche e a Uncem, che dopo la riforma, parliamo ormai di qualche anno fa, hanno saputo mettere in campo un protocollo che, come è stato puntualmente illustrato da Ferrecchi ma anche da tanti interventi di questa mattina, è un protocollo che ha prodotto davvero molte azioni positive, e non solo azioni concrete ma anche una consapevolezza, la capacità di fare rete, creare sinergie, la capacità di comunicare in modo più puntuale le attività che i consorzi fanno sul territorio, in particolare sul territorio montano, e tutto questo non è e non era scontato, ma è frutto davvero di un lavoro importante, per cui davvero ringrazio tutti. Oggi insomma abbiamo potuto di fatto conoscere in modo puntuale gli esiti. Abbiamo bisogno di andare avanti con forza, anche proprio per riuscire a dare un contributo, lo dico, faccio un po' come Pasini, no? da chi non è mai contenta né dell'entità delle risorse né della robustezza delle sinergie che invece ci devono essere per poter davvero mettere in campo azioni che siano azioni di tipo strutturale, non occasionale. Va bene l'essere puntuali, sapere risolvere i singoli problemi, ma dentro un disegno strategico e di sistema che naturalmente non può mancare, ed è sicuramente il tempo buono per rilanciare con forza. So che alcune bonifiche lo stanno anche facendo, lo sguardo attento per la montagna è descritto dai numeri, ma anche come dire, lo si legge tra le pagine dei giornali quando si prende insomma contatto e conoscenza delle scelte che vengono fatte anche nelle gestioni sul territorio. Questo è sicuramente positivo. Dal nostro punto di vista, quello del contrasto al dissesto, della manutenzione del territorio, e naturalmente non ultimo il sostegno anche dal punto di vista di come si contribuisce a garantire un'adeguata redditività a favore della montagna, è assolutamente una priorità, e parliamo di azioni che consideriamo a tutti gli effetti azioni di tipo infrastrutturale. Se non c'è una manutenzione adeguata, e le aziende agricole sicuramente concorrono a questo, se non c'è una presenza dell'uomo sufficientemente capillare nelle aree montane, le aree montane non solo si spopolano ma non presidiano tutta una serie di situazioni che, come è stato ampiamente descritto, non riguardano solo la montagna ma riguardano tutto il territorio. Quindi c'è un tema di contrasto, e poi c'è un tema di valorizzazione importante. Noi cerchiamo di parlare sempre meno di territori marginali e invece di parlare sempre di più di territori che possono e devono essere adeguatamente valorizzati. E accenneva Ferrecchi il tema dei servizi ecosistemici. Penso all'acqua, che naturalmente è preziosissima per tutti, agricoltura compresa, ma penso anche a tutto il tema del bosco. Sono stati portati degli esempi molto interessanti, ne ha parlato Ronnie Ruffini, il presidente, no? Anche dell'esperienza dell'AIFE, la cattura della CO2, insomma abbiamo aperto e avete aperto anche strade che credo vadano sempre più puntualmente percorse per contribuire appunto in una logica di sistema dove non c'è un territorio marginale e un territorio che invece in qualche modo è più ricco e non è esposto a rischi, ma c'è un territorio da vedere nel suo complesso
dove la consapevolezza e il concorso vero con azioni concrete su una serie di tipologie di interventi possibili, perché voi avete dimostrato anche praticando in questi anni questo protocollo che le azioni sono possibili, ecco, parti territoriali che possono essere in concorso tra loro e dare reciproci benefici che non sono più rinviabili. Abbiamo delle azioni, se vogliamo parlare del contrasto ai cambiamenti climatici o comunque alla transizione, su cui la Regione è fortemente impegnata, ne ha accennato anche Mammi nel suo intervento di apertura. Ecco, allora dobbiamo davvero più che mai in questo tempo avere consapevolezza e anche avere progetti nel cassetto da poter spendere in tempi brevi. Credo molto interessante il lavoro di sinergia fondamentale e anche di supporto rispetto agli enti territoriali, i comuni e le unioni in primis. Questa è una modalità di lavorare che noi constatiamo anche nella quotidianità. Faccio solo un esempio, insomma, il concorso dei consorzi di bonifica rispetto all'attività di progettazione correlata al fondo montagna, un fondo montagna che in questo triennio è stato incrementato rispetto al passato e che soprattutto abbiamo voluto mettere in campo per 15 milioni complessivi con la massima tempestività, proprio nella logica che si diceva, insomma, riuscire davvero a supportare i territori per segnare quel cambio di passo e anche per esprimere un'attrattività a favore di un potenziale anche economico, penso al turismo lento in particolare, ma soprattutto a un potenziale che abbiamo visto, registrato, che riguarda anche tante persone che stanno per ora ancora con un po' di cautela, ma anche valutando e facendo le scelte di andare a vivere stabilmente nei comuni montani. Ecco perché i temi dell'infrastrutturazione, qui c'è la viabilità, ma ci sono anche condizioni di sicurezza del territorio che naturalmente sono fondamentali, così come la digitalizzazione, sono al centro delle politiche della Regione. L'agricoltura naturalmente può giocare un ruolo molto importante nella sinergia con i consorzi degli enti locali, ma anche con la Regione, lo ha detto Mammi, cerchiamo di sostenere nel modo più significativo possibile questi interventi. Molto importante anche tutto quello che i consorzi stanno facendo, potranno fare rispetto agli interventi sul reticolo minore, perché sappiamo benissimo tutti quanti quanto sia complesso per i comuni, a partire da quelli più piccoli, garantire in modo continuativo ed efficace questo tipo di interventi, e naturalmente non posso non apprezzare anche tutte quelle che sono le esperienze che credo, insomma, possono essere ad esempio attentamente valutate anche per il futuro, che riguardano la valorizzazione ambientale sia dal punto di vista paesaggistico che della valorizzazione delle biodiversità e comunque degli ambienti di particolare pregio, perché questo concorre in una logica che naturalmente non può che avere uno sguardo ampio a garantire manutenzione, ma anche attrattività e una cura di una parte di territorio che sappiamo essere davvero molto usato. E dico l'ultima cosa, rifacendomi alla sollecitazione del coordinatore Ghetti sul ruolo che possono avere i parchi, bene il fatto che insomma siano emerse collaborazioni importanti in alcune parti di territorio. Naturalmente anche su questo noi diamo piena disponibilità anche ad approfondimenti, a rafforzamento di sinergie che sui territori esistono, non solo rispetto alle valutazioni di incidenza, su cui recentissimamente c'è stato un passaggio di competenze, ma anche un lavoro di semplificazione, tengo a sottolineare anche questo aspetto, e poi naturalmente rispetto a tutto quanto potrà essere fatto sui territori in termini di progettualità concrete, perché riteniamo che naturalmente anche i parchi, naturalmente mi riferisco in particolare ai parchi d'Appennino, che non sono pochi, possano davvero contribuire a uno sviluppo sostenibile, a un'attrattività, a un incremento anche di un potenziale di territorio prezioso. Credo lo sappiate tutti, i parchi rappresentano una parte molto importante nel nostro territorio d'Appennino, ci sono esperienze significative di valorizzazione anche in una logica di
cintura con le città, anche questo è un valore che si stanno in qualche modo realizzando attraverso le progettualità delle aree MAP, e quindi insomma presidiamo un po' a 360 gradi e rafforziamo la nostra capacità di lavorare insieme, stando sui problemi e davvero continuando ad essere a fianco degli enti locali e delle unioni per garantire quell'operatività che serve a cittadini, a imprese e anche un po' a tutti noi per fare al meglio il mestiere a cui siamo chiamati. Grazie. Grazie. Una piccola da politica navigata, quale sei, ha anticipato domanda sui parchi. Acclarato il ruolo attivo e ambientale dei consorzi di bonifica, diciamo, e le collaborazioni anche su alcuni progetti, insomma, direi che se c'è pace fatta, anzi amicizia, no, fra UNCEM e AMBI in questo momento, anche i parchi, insomma, cerchiamo un po' di andare un po' più d'accordo su alcune cose, perché a volte partono in estate, no, alcune, insomma. L'operatività, proprio quello che dicevi tu, cerchiamo, no, di trovare un punto di equilibrio importante e comune, perché il fine poi è sempre quello, è lo stesso, cioè il bene del territorio, la prevenzione e la manutenzione gentile, quella di Ruffini che ha detto prima. La manutenzione gentile. Io chiudo sulla manutenzione gentile, ringrazio tutti. Grazie Barbara, grazie, grazie Barbara Lori. Irene Priolo. Le conclusioni della regione. Allora, buongiorno di nuovo a tutti. Sembra un momento di grandissima pacificazione, sembra di stare all'interno di una conferenza episcopale in cui noi ci stiamo trovando, dopo però evidentemente un lavoro molto intenso che è stato fatto. Allora, io darò alcuni numeri che secondo me rendono conto di quello che oggi stiamo provando a focalizzare, cioè la valorizzazione del nostro Appennino e la valorizzazione della risorsa montagna come una risorsa di rilancio del sistema di sviluppo economico della regione Emilia-Romagna, perché è di questo che stiamo parlando in questo momento, nelle complessità di cui abbiamo parlato questa mattina. Quando il sindaco di Santa Sofia dice un comune di pochi abitanti, 150 chilometri di estensione, voi capirete bene come, a fronte di un bilancio che io non so di spesa corrente quanto sia, questo sindaco cosa possa mantenere del suo assetto del territorio. E allora, che cosa stiamo provando a fare in questo momento? Poi tornerò sul PNRR, tornerò sul MITE, su alcune, come dire, sollecitazioni che sono state fatte che io condivido al 100%. Abbiamo parlato questa mattina dei cantieri vostri come sistema di consorzi, sono 967, quindi sono quasi un migliaio di cantieri fatti attraverso la contribuenza, che come sarà stato detto questa mattina ha avuto la capacità di crescere dal 66% all'81%, quindi una capacità in poco più di 4 anni molto elevata. Però io vi voglio dire che nell'ambito di tutti i cantieri sulla difesa del suolo che noi abbiamo in questo momento in regione sono 4.055 cantieri, ovviamente in tutto l'ambito regionale, ma in montagna noi abbiamo 2.361 cantieri attivi. Questo è un po' per rispondere anche alla sollecitazione che mi veniva fatta sulla manutenzione che noi dobbiamo portare in Appennino. 2.361 cantieri che ricomprendono i vostri cantieri, ricomprendono i cantieri della Regione Emilia-Romagna attraverso l'agenzia, ricomprendono i cantieri anche dei comuni, per un totale di 264 milioni di euro. Queste sono le cifre che noi in questo momento stiamo spendendo nel nostro territorio. Ora è evidente che non basta, perché è una rincorsa contro il tempo, ha ragione Vincenzo, è una rincorsa sull'emergenza e non sulla prevenzione. Molte di queste risorse non provengono dal Ministero dell'Ambiente, che ha la competenza sulla difesa del suolo, provengono dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Quindi già questa rappresentazione vi deve dare, come dire, conto di che cosa stiamo facendo. Noi stiamo facendo interventi di difesa attraverso le risorse che abbiamo ottenuto sulle emergenze. E questo, guardate, è un problema che si rinnova anche con il Piano Nazionale di Resilienza. Ferrecchi ve l'avrà detto, il piano non ve l'ha detto, ve lo dico io, lascia a me i compiti più ingrati, ma il Piano Nazionale di Resilienza non consegna un euro alla Regione Emilia-Romagna sulla difesa del suolo, non consegna niente, niente, perché siamo una regione eccellente, non abbiamo una procedura di infrazione aperta in questo momento, per cui noi non saremmo oggetto di finanziamenti.
Ora è evidente che siamo in un sistema paese con alcune diversità che vanno colmate, per cui quando in alcune zone andiamo più lentamente bisogna comunque spingere l'acceleratore. Però è vero che la regione Emilia-Romagna è una regione molto fragile. Nell'ambito di ciò che vi riguarda come sistema, quindi delle frane, siamo il territorio più fragile a livello nazionale dal punto di vista del sistema delle frane, che sono state mappate. Abbiamo un lavoro molto profondo che è stato condotto nel corso degli anni. Per cui anch'io credo che sia un problema. Proverò a dirlo al ministro Cingolani. Quantomeno io quello che chiedo è che il MITE, che ci finanzia dai 15 milioni ai 20 milioni di euro all'anno, abbia la capacità di fare quello che voi state proponendo, quindi di darci risorse con una prospettiva almeno di carattere triennale. Perché noi abbiamo bisogno di lavorare sulla programmazione e di anno in anno vi posso garantire che non è programmazione, è quasi la scelta all'interno di una banca dati Rendis di 1 miliardo di fabbisogno. Voi potete capire con 15 milioni, non dico che è la lotteria perché non è vero, però non corrisponde al fabbisogno che noi abbiamo in questo momento in Emilia-Romagna. Se il Ministero avesse la capacità di programmare in modo triennale anche questi 15-20 milioni, vi posso garantire che ci sarebbe comunque un salto di livello, perché noi riusciremo a intervenire con questo ambito, riusciremo a intervenire con le risorse che noi stiamo mettendo come sistema regionale, quindi a farle interagire tra di loro. E noi per esempio adesso abbiamo fatto un lavoro molto puntuale con i servizi che ringrazio, con Monica che è qua presente e con la dottoressa Nicolini, attraverso i fondi FSC che arriveranno. Noi proveremo nel corso del tempo a mettere in campo interventi sulla difesa del suolo in maniera alternativa rispetto al modello che abbiamo portato avanti fino adesso. Però ci stiamo, come dire, non dico arrampicando, ma stiamo provando a mettere insieme in un unico contenitore tutte le poche risorse che ci arrivano per riuscire ad ottenere questo risultato. Anche quelle del Dipartimento di Protezione Civile, che comunque sono le maggiori, vi posso garantire, e che tutte le volte nell'ambito del finanziamento della parte terminale della prevenzione sul rischio residuo sono quelli che ci consentono di fare poi dopo interventi di carattere strutturale. Perché voi avete parlato di manutenzione, ma Vincenzi ha parlato di interventi anche di carattere strutturale. Se tu vuoi arrivare a una manutenzione, prima devi fare gli interventi strutturali e poi vai alla manutenzione. Stiamo facendo comunque un cambio di passo, cioè quello che vi ho raccontato dal punto di vista del numero degli interventi racconta secondo me una capacità del nostro sistema A, di spendere le risorse che gli sono state date ed è vero, e B, di intervenire comunque in maniera attenta e puntuale. Se voi pensate che sono, adesso diventeranno 330 i comuni, abbiamo due comuni della Valmarecchia che sono appena entrati, da 328 passiamo a 330, i cantieri sono 4.000, voi potete capire, come dire, la potenza di intervento che abbiamo in questo momento, ma vi garantisco che non è assolutamente sufficiente. Noi avevamo chiesto 900 milioni sulla difesa del suolo, non ci è arrivato indietro niente, quindi dovremo fare assolutamente con quello che c'è. Però quello che c'è, che cos'è? La collaborazione, come è stato sottolineato da voi, come è stato sottolineato dai miei colleghi, in maniera trasversale, non soltanto con i consorzi, non soltanto con le agenzie, ma io alzo lo sguardo e dico anche con i soggetti gestori dei servizi idrici integrati, perché sono parte integrante di questo sistema e vi posso garantire che la manutenzione del servizio idrico anche in Appennino è fondamentale per prevenire il dissesto del suolo. Molte volte noi non sappiamo se una frana dipende da una condotta che, come dire, non è stata manutenuta, oppure la frana che ha determinato un danneggiamento della condotta idrica. Quindi anche questo è un aspetto molto importante, per cui credo che noi dovremmo avere la capacità di leggere le risorse, di leggere gli interventi pianificati anche da Atersir all'interno del piano degli investimenti e fare in modo che tutti si legano in un'unica strategia. La strategia ci viene consegnata dal piano gestione rischio alluvioni. È stato detto, se non preveniamo a monte abbiamo un problema a valle. È molto vero, lo abbiamo presentato e da questo punto di vista anche in questo caso stiamo provando a consegnare anche delle conoscenze, delle competenze ai sistemi territoriali per aumentare la resilienza. L'abbiamo detto tutti, la resilienza è la capacità che noi dobbiamo tradurre giorno per giorno di mettere in campo adattamenti a un cambiamento climatico, ma non soltanto climatico. La morfologia dei territori cambia
a seguito anche delle alluvioni che noi abbiamo, a seguito, voi lo vedete, delle frane che dobbiamo gestire, e da questo punto di vista anche la capacità di intervenire si modifica di volta in volta. Quindi ciò che era stato programmato prima probabilmente non è più valido dopo, cambiano le tecnologie, e su questo quindi farò alcune considerazioni su quello che è lo sviluppo, secondo me, che il sistema della montagna può avere. L'ha detto Meuccio prima, il Covid ci ha riconsegnato una nuova vitalità del nostro sistema territoriale, e noi abbiamo un tema di infrastrutture materiali che fino ad oggi è sempre stato un problema. Una frana in montagna è un problema enorme, perché le connessioni stradali sono i capillari che portano la vitalità nei territori. Il Covid ci ha consegnato le infrastrutture immateriali come un grande motore di potenzialità che noi dobbiamo mettere in campo, quindi anche tutto il lavoro che sta facendo la collega Salomoni da questo punto di vista, quindi la digitalizzazione dei sistemi, io credo che sia un grande upgrade per i nostri territori della montagna. Lo sostengo fortemente, ed è quello che sta portando le persone in smart working a decidere di prendere un appartamento in affitto per un mese, ad andare in montagna anche a lavorare, perché si può permettere di lavorare da casa in un ambiente più sano. Nei miei giri sul territorio ho potuto constatare come persone hanno deciso di fare un cambio di vita presso, diciamo, una infrastruttura differente verde, che è il nostro Appennino, perché per me è una grande infrastruttura verde, decidendo di aprire nuove attività, ma di non lasciare l'attività che magari avevano in città, dove adesso magari possono andare soltanto 2 giorni alla settimana e non tutti i giorni da pendolari. Quindi io credo che anche la sfida che sta portando avanti la collega Lori sia mettere a sintesi, ed è uno sforzo difficile, tutte, diciamo, le politiche verticali che io sto mettendo avanti sulla difesa del suolo, che la Salomoni mette avanti sulla digitalizzazione, che Corsini mette avanti sul commercio, tutto questo in una grande visione di strategia che oggi ha delle potenzialità, credetemi, diverse rispetto al passato. Concludo con questa suggestione. È vero, non è la navigazione dei canali minori che risolve i problemi, ma noi abbiamo un problema di navigazione del canale maggiore, ovvero dell'infrastruttura più grande, che non è un canale ma che è il fiume Po, che fa il paio con il tema della valorizzazione di alcuni aspetti che noi non siamo riusciti a mettere a valore fino ad oggi, ma che adesso è diventata una grande strategia. Esattamente come l'Appennino, il Po è la più grande infrastruttura verde che noi abbiamo in Italia, non in Emilia-Romagna, in Italia, e che non ha mai avuto un progetto strategico forte che riguarda le 4 regioni che lo coinvolgono. Ma è ovvio che tutto quello che va a valle da qua, va a finire lì dentro. Meuccio l'ha detto, dal punto di vista anche della qualità ecosistemica, è molto importante, quindi quello che noi facciamo è molto importante, la forestazione, è molto importante la captazione. Voi sapete che gli alberi sono la tecnologia più evoluta dal punto di vista diciamo ecosistemico in assoluto. Più tu lavori sulla forestazione, non soltanto urbana ma anche in questo ambito in maniera sana, più migliori la qualità delle acque, ma dal punto di vista del sistema depurativo che gli alberi hanno, ma migliori anche la capacità di captazione delle acque, quindi la possibilità dei nostri corsi di avere, diciamo, non soltanto in superficie ma anche nel sottosuolo una capacità migliore. Questo non significa che noi non dobbiamo fare gli investimenti sugli invasi, come è stato sottolineato, e voi ne avrete moltissimi da fare. Sono quasi gelosa, ve lo dico, nel senso che il PNRR vi bacerà molto, e quindi noi dovremo fare in modo che gli interventi sul piano invaso che verranno avanti facciano il paio con tutti gli aspetti della difesa del suolo di cui stiamo parlando in questo momento. Però ritorno a questo tema del Po per dire che oggi il PNRR dà delle risorse per il sistema Po, dà delle risorse per la navigazione, però è evidente che è cambiato l'approccio e lo sguardo anche della politica. Il MITE deve fare di più. Io, se guardo quello che riesce a fare il Ministero dell'Agricoltura, scusatemi, ma cioè si vede come c'è una probabilmente è un tema anche di carattere strategico europeo che è sempre stato sviluppato in maniera più forte e più energica. Oggi abbiamo bisogno che il MITE si infrastrutturi personalmente meglio per rispondere a queste sfide, perché se la sfida è la transizione ecologica, il MITE è diventato forse il ministero più importante che deve fare quello che la Lori sta provando a fare, quindi mettere a sintesi tutte le risorse per una grande strategia del nostro sistema paese. Allora io lo chiedo all'ANBI, visto che voi avete una maggiore sensibilità colta a livello nazionale, perché questo emerge in maniera molto chiara, e
Il piano invasi ovviamente è finanziato dall'ex Ministero delle Infrastrutture, che adesso si chiama, non so neanche più come si chiama, perché è il Ministero delle Infrastrutture Sostenibili, eccetera. Noi dobbiamo fare sistema anche in questo. Quindi quando andiamo a Roma, tanto voi come rappresentanti, quanto noi come sistema regionale dobbiamo assolutamente porre questa centralità. Ve lo dico perché è una grande alleanza che deve andare oltre quindi al protocollo che sta funzionando benissimo, perché deve diventare una strategia molto più forte di lungo periodo. Io credo che abbiamo tutte le caratteristiche per poterlo fare, quantomeno poiché il MITE risana in parte i debiti che ha moltiplicato nel corso degli anni con il PNRR, perché lo scopo sarà anche quello di ridurre lo scostamento di bilancio, eccetera, eccetera, magari avrà più risorse proprie di bilancio da investire su tutto ciò che stiamo dicendo oggi. Per cui bisogna che lo sforzo venga fatto e che noi da questo punto di vista lo diciamo in modo molto chiaro e con grande energia. E visto che siamo nell'ambito del piano nuovo che dobbiamo fare sulle energie al 100% rinnovabili, molte energie rinnovabili. C'è una domanda che mi attende? Sì, no, io ho fatta una a tutti loro. No, è uno, sono pronta. Un ministero che gioca in Serie C, poi in Serie A in un giorno ha sempre la stessa squadra e quindi naturalmente ha bisogno di incentivi. E infatti è una campagna acquisti importante. Ma da fare alla svelta. Detto questo, però, i tempi sono sempre quelli, anche quelli. Quindi se le procedure, le persone che fanno fare le procedure e i tempi sono quelli, noi possiamo fare tutti i progetti che vogliamo, però effettivamente c'è preoccupazione da parte degli amministratori anche regionali per questo, come ho chiesto a Vincenzi. Quando abbiamo presentato i fondi per il PNRR abbiamo scelto i progetti che sapevamo di poter realizzare. La scelta è stata tecnicamente, come dire, studiata e quindi noi sapevamo di essere all'altezza di questa sfida. Quello che mi preoccupa, adesso non ci arrivano queste risorse, ma sono due gli aspetti che mi preoccupano per il sistema paese, è la forza lavoro che dovrà stare dietro questi cantieri, perché noi siamo i soggetti attuatori, proponenti, facciamo gare ma non facciamo lavori, e quindi questo è un tema vero, perché tutto il sistema europeo sarà in competizione per fare cantieri, e quindi questo è un aspetto, l'altro è quello delle materie prime che servono per fare i cantieri. Lo leggevo anche ieri su un altro argomento, sul Sole 24 Ore ieri c'era un'interessante intervista a un imprenditore che racconta come nel campo biochimico, adesso è ovvio che parliamo di materie plastiche e materie chimiche, però ha parlato di un aumento del costo da 450 euro a 1500 euro del quantitativo di approvvigionamento. Voi capite che noi abbiamo il problema sulle materie prime, l'acciaio è aumentato del 40%. Le nostre materie prime per fare i cantieri, in un momento in cui dovremmo fare cantieri comunque di difesa del suolo, ma tutto quello che sta venendo avanti su l'ecobonus, tutto il risanamento del sistema paese, io credo che sarà questo che ci metterà in crisi nel rispetto dei tempi, perché si stanno rallentando alcuni cantieri, ma banalmente anche quello del legno era stato messo in crisi recentemente, quindi anche il mobile era in crisi perché mancano le materie prime. Quindi anche su questo, e chiudo con questa considerazione, bisogna che noi siamo meno ideologici, parlo delle materie prime, e più concreti. Quindi anche l'economia circolare che dobbiamo mettere in campo noi, dal punto di vista almeno della velocizzazione da parte del MITE, della individuazione di materie prime e seconde che noi possiamo mettere in campo, credo che possa essere un aiuto in tutto questo ambito che noi stiamo provando a velocizzare. Quindi la risposta credo che non riguardi solo l'Emilia Romagna, ma come Draghi dovrà affrontare rispetto dei tempi in Europa. Quindi credo che il Primo Ministro si debba un po' preoccupare più di me. Grazie Irene Priolo, grazie anche per questa chiamata in corresponsabilità progettuale, no? Quindi insomma è molto importante, perché come si è affrontato il dissesto in questi anni, che si affrontino anche queste cose, farlo insieme, l'unione fa la forza, è un proverbio, ma vale. Vi lascio alle 3 ore di messaggi che avrete nei vostri telefonini, perché non c'era la connessione, e quindi adesso avrete di che lavorare ancora di più, tanto come dovrete fare in montagna nei prossimi anni. Grazie e buona giornata.